la direzione e lo staff del Teatro Accademico vi augurano buon divertimento. Ehi Ale, ci siamo? Sì. C'è gente? Ma è andato? Abbastanza, direi. Quest'anno com'è andata? Benone, direi di sì. Ma sai che mi ha chiamato mia cugina? Voleva 18 posti. Certo, sì. Sì, certo. Ma però mi è dispiaciuto un po' che le abbiamo detto di no. Però abbiamo comunque un sacco di gente, che dici? Direi che quest'anno è andata bene. È andata bene l'anno scorso, è andata bene 2 anni fa, ma quest'anno è andata veramente bene. Abbiamo fatto la mostra in Torre Civica, abbiamo fatto la visita in Villa Volante. Abbiamo fatto le casse. Microfoni. Come al solito. Però dai, è andato tutto bene. L'unica roba, ci siamo dimenticati i musicisti. Ops. Vabbè, pace. Ma proviamo a vedere. Sì. Sean? C'è qualcuno? Sì. Ah, eccoli qua. Eccoli qua. La jazz band del Conservatorio Stefani. È bello pianotto anche quest'anno, effettivamente. Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Sono passati i tempi da quando ci dicevano se fate 80 posti e tanto. Bene. Allora, io direi ottimo. Che cosa ci resta da fare? Scusa un attimo, allora, la band c'è, loro suonano, i finalisti sì. Ci sono, sì. Le autorità ci sono, yes. Siamo tutti a siamo posto, pronti. C'è una cosa che mi sfugge, presenti tu o presento io? Boh, non so, vediamo. Vabbè, dai, adesso ce la giochiamo, Morracini. Facciamo, intanto... facciamo, giochiamo a dadi. Che si fa? D'accordo. Beh, signori e signore, benvenuti all'edizione 2019 del Premio Letterario Prunola, città di Castelfranco Veneto. Andrea Tralli, Alessandro Coppo, vi diamo il nostro... Benvenuti. E... musica. Thank you.
Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Premio Prunola Città di Castelfranco Veneto 2019. Grazie a tutti per essere qui. Ringraziamo naturalmente la presenza di tutti coloro che sono qui con noi questa sera e siamo anche in diretta a questo importante concorso letterario, quindi evento importante, culturale, che è per noi una bella soddisfazione e cassa di risonanza per quanto riguarda il comune di Castelfranco. E allora vorrei appunto cominciare a ricordare coloro che sono gli organizzatori che avete visto anche poc'anzi, che hanno fatto questo bellissimo diciamo siparietto di introduzione, e sono coloro che poi sono gli ideatori e gli organizzatori, perché ricordiamo che il Premio Prunola è organizzato dalla casa editrice castellana Panda Edizioni, diretta sotto la guida del dottor Andrea Tralli, e poi anche dall'associazione Dentro Centro per quanto riguarda i commercianti all'interno delle mura di Castelfranco, naturalmente sempre guidata dal presidente, che salutiamo, Paolo Zanon, e Alessandro Coppo, che è uno dei consiglieri, nonché col Bistrò San Giustino, e poi il Lions Club di Castelfranco Veneto, Lions Club International, che salutiamo e ringraziamo soprattutto nella persona del presidente Simonetta Benetollo. E grazie ovviamente al Comune di Castelfranco Veneto, all'assessorato alla cultura, perché grazie al Comune per il patrocinio e per tutto il sostegno, il sostentamento che dà per questo prestigioso premio Prunola, che veramente ogni anno continua ad andare sempre su di livello, di numeri, di visibilità anche per lo stesso Comune di Castelfranco Veneto, per l'indotto, per quello che veramente sta dando alla comunità di Castelfranco e per questo prestigioso concorso letterario nazionale, perché ricordiamo che da tutta Italia vengono qui da noi. E dicevo appunto, siamo in diretta, per cui vorrei ricordare che ringraziamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono giunti qui da tutte le parti d'Italia, e con l'amministrazione comunale, per cui ci ascoltano dappertutto, ringraziamo in particolare, da un saluto di primo, no, non ci sono problemi tecnici, ma va bene così, a Stefano Marcon, che dopo lo invito, caro sindaco, a venire qui per dare un saluto di benvenuto, nonché anche presidente della provincia, e ringrazio anche il vice sindaco Gianfranco Giovine, che è qui con noi in sala, nonché anche assessore al turismo, che ringraziamo anche per aver seguito nei diversi anni, nelle diverse, diciamo così, stagioni ed edizioni il premio Prunola, prendendolo anche lui a cuore, e ovviamente un ringraziamento anche all'assessore Franco Pivotti, l'assessore alla cultura, che poi anche lui inviterò e capirete perché fa parte anche lui della giuria. Naturalmente io ringrazierei anche poi tutte le altre autorità che sono presenti qui in sala, a partire dal comandante del Corpo di Polizia Municipale, sempre di Castelfranco, la dottoressa Pina Moffa, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza qui da noi. Mi faccio vedere, buongiorno, anzi buonasera, ecco, così ci vedete meglio. Il tenente della Guardia di Finanza di Castelfranco, Angelo Santori, che salutiamo, buonasera. Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, il maresciallo maggiore Alberto Cusinato, buonasera maresciallo, benvenuto con noi, e il capo distaccamento comando dei Vigili del Fuoco Paolo Galante, che ringraziamo per la sua presenza, ed infine il presidente della Proloco di Castelfranco, Roberto Pinto. Buonasera dottor Pinto. Bene, io inviterei il sindaco Stefano Marcon, allora, dopo questo breve saluto, che poi continuiamo con gli altri saluti, a dare, e accogliamo con un naturalmente bel applauso, sindaco, no? Ecco qua, buonasera, grazie. Benvenuto al Prunola. Buonasera a lei e buonasera a tutti i partecipanti. Mi associo ai saluti fatti da lei, li ha presi tutti e quindi non mi ripeto. Ascoltavo e riflettevo, 4 anni e via via siamo andati crescendo con questo premio, che a livello nazionale oggi è diventato un punto di riferimento. E questo grazie all'intuizione di Coppo e di Tralli, che magari sono partiti un po' così goliardicamente, e questo risultato, questo teatro così pieno come nelle migliori occasioni, non era neanche nelle loro aspettative, ma significa che la passione che li ha indotti a cimentarsi in questa sfida è una passione vera, e le passioni vere vengono sempre ripagate. Quindi un grazie a loro, un grazie agli sponsor, a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest'anno questo evento, e ci vedremo l'anno prossimo, e se è stato sinora un crescendo, sarà un crescendo anche l'anno prossimo, non so quali saranno le sorprese che ci aspetteranno. Grazie e buona serata a tutti voi. Grazie a lei, sindaco. Ringraziamo
il sindaco che accogliamo per riprendere posto e seguire la serata insieme a noi, e naturalmente ringraziamo anche il Conservatorio di Castelfranco, Agostino Stefani, e in particolare per questa jazz band, strepitosi, davvero fantastici. Ringraziamo il Conservatorio, dicevo, perché ci ha concesso, e a grande richiesta dopo i successi degli anni precedenti, dell'anno scorso, abbiamo il piacere di avere questo nostro, diciamo così, tappeto musicale, ma che sono davvero strepitosi. E naturalmente il Conservatorio lo ringraziamo nella persona del vicepresidente, la professoressa Piera Acone, e del Dipartimento di Musica Jazz dello Stefani, dipartimento coordinato dal maestro Gianluca Carollo, che naturalmente ringraziamo e salutiamo. Capitanati, l'abbiamo appena visto, da Sean Lucariello alla tromba, ma poi ve li presento tutti, avremo modo di goderceli nella serata come faranno loro da accompagnamento. E ovviamente, prima di iniziare, vorrei ringraziare tutti voi presenti qui in sala, voi autori, voi sostenitori, tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione del premio Prunola anche quest'anno, dietro le quinte, e quelli che ci hanno permesso di essere qui, e gli autori che hanno naturalmente partecipato al bando di concorso di quest'anno, e soprattutto coloro che sono in sala, perché li ringraziamo per essere venuti da tutta Italia, ovviamente, per partecipare a questa serata finale con la cerimonia delle premiazioni. Speriamo di darvi un bel caloroso benvenuto qui nella città di Castelfranco e un'accogliente naturalmente permanenza per voi che siete venuti da tutta Italia. Dicevo poc'anzi che siamo in diretta web, quindi saluto tutti gli ascoltatori radio web ascoltatori e naturalmente i, diciamo così, i TV web ascoltatori che ci stanno ascoltando su Radio Saiuz TV in www.radiosaiuz.it. Li saluto perché naturalmente è importante, in quanto anche quest'anno Radio Saiuz è presente al Premio Prunola per divulgare via web, praticamente, perché è una web radio, web TV, quindi si ascolta online nel sito, in internet e in Facebook. E quindi coloro che, peculiarità davvero eccezionale, ci volessero scrivere in diretta e volessero partecipare attivamente interagendo con noi, lo possono fare ovviamente andando nel sito. A voi vi hanno detto di spegnere i cellulari, di non utilizzarli, ma magari scrivetemi quando siete in diretta e io vi rispondo qui, facciamo no. Allora, quindi un saluto a coloro che ci stanno ascoltando naturalmente anche nel web, perché Radio Saiuz ha un sacco veramente di network che collaborano con lei, ed è poi una radio, una TV che ha diverse, diciamo, trasmissioni in diretta e non. Quindi vi, dopo, diciamo, invitiamo ad andare ad ascoltare la registrazione, perché poi è sempre a disposizione in podcast questa diretta di questa sera, e soprattutto per coloro che non sono potuti essere presenti possono anche ascoltare chi saranno i vincitori di questa serata. Quindi Premio Prunola, dicevamo, che nasce nel 2015 da Alessandro Coppo e Andrea Tralli, e insieme anche a Carlo Vanin, e l'idea cos'era? Era quella di scoprire e valorizzare le opere edite ed inedite, diciamo, di qualità, e che meritassero di una nota, appunto, di valorizzazione nella produzione editoriale italiana. Quindi questa sera andiamo a premiare coloro che sono stati i finalisti, i vincitori, o con le menzioni d'onore o con il premio vero e proprio, di queste quattro categorie in gara. E chi sono invece coloro che hanno letto tutti questi libri in questi mesi, perché questa è la serata finale dopo mesi e mesi di duro lavoro? Sono coloro che tra poco vi presenterò in giuria, e primo di tutti vorrei introdurre, chiedendo di entrare, invitando qui in palco con me, l'assessore alla cultura del comune di Castelfranco Veneto, Franco Pivotti. Buonasera a tutti, saluto alle autorità, benvenuti al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, uno dei gioielli della città di Castelfranco Veneto. Ringrazio ovviamente chi ha avuto l'idea di questo premio Prunola, Andrea Tralli, Edizione Panda, e Alessandro Coppo. Il premio che è legato a un prodotto tipico di Castelfranco Veneto, che forse non tutti conoscono, ma che vedete qua al tavolo, che è questo distillato alla Prunola. E penso che quando sono partiti i promotori abbiano pensato un po' al premio Strega, a quel liquorino giallo, che è meno buono del premio del Prunola, però
diciamo, a molti più anni, a molti più anni, grazie al mecenatismo dei proprietari del liquorificio Strega, gli Alberti, dal 47 hanno questo importante premio letterario, che penso sia uno dei più importanti. Ma noi siamo sulla buona strada, siamo sulla buona strada, e quindi siamo alla quarta edizione. Ma io, avendo da 3 anni partecipato a questo concorso, vedo che c'è una crescita continua, e questo è il fattore più importante dal punto di vista culturale, perché è ovvio che oggi, soprattutto nelle giovani generazioni, con gli strumenti informatici che ci sono, il gusto di leggere, ma anche il gusto di scrivere, si sta un po' perdendo. E quindi questa competenza, a mio parere, deve essere assolutamente rinforzata. Noi abbiamo una biblioteca comunale, che è anche questa un gioiello della cultura di Castelfranco Veneto. Abbiamo delle scuole, io sono un uomo di scuola, avendo vissuto nella scuola tutta la mia professione, e abbiamo tutte le scuole di ogni ordine e grado. Io spero questo premio anche una sezione per le scuole. Io spero e penso che dobbiamo far di più in questo senso con i giovani, e promuovere sempre di più la lettura e anche la propensione a scrivere. Ringrazio ovviamente tutti quanti i giurati e tutti gli autori che sono qui presenti, che sono convenuti nella città di Castelfranco e che hanno potuto visitare oggi pomeriggio la Villa Bolasco, il Duomo ovviamente con la famosissima pala e il Museo Casa Giorgione. E quindi penso che questo premio Più Nora contribuisca anche alla promozione della città. E quindi andiamo avanti così. Il Comune dà ampia disponibilità, l'assessorato, il sindaco, tutta l'amministrazione dà ampia disponibilità perché questo premio diventi un evento nazionale sempre di maggior portata. Vorrei finire, io sono in giuria, ho letto molti libri, vi confesso che non sono stato in grado di leggerli tutti, però ho fatto del mio meglio, e non sono certamente uno che ha la pretesa di dare dei giudizi letterari, ma nel mio piccolo, siccome mi diletto, leggo molto, mi diletto anche a scrivere qualcosa in privato, mi piace leggere. Quindi però ho notato in tutti quei testi, tutti quei libri, tutti quegli autori, una grande sensibilità, una sensibilità verso la scrittura, verso il raccontare delle storie, e questo è molto importante. E allora vorrei ricordare, lo faccio talvolta, quello che è stato uno dei più grandi pittori, Vincent Van Gogh, il quale aveva chiaramente un animo sensibile, anche troppo, visto che poi lo portava ad avere tutto quello che ha avuto. E lui di notte usciva quando c'era il cielo stellato, e quel famoso dipinto col cielo stellato penso che sia uno dei più bei dipinti che siano stati mai fatti. Allora lui diceva: io durante la notte sogno i miei dipinti e di giorno dipingo i miei sogni. Io penso che ognuno di noi debba sognare, coltivare le proprie professioni artistiche e di giorno far sì che i propri sogni diventino realtà. Grazie. Grazie Assessore Pivotti, bellissimo, veramente affascinante quello che hai detto. Sarei stato ancora un po' ad ascoltarlo perché era condivisibile, e che i sogni diventino realtà e continuare a sognare e a scrivere è un messaggio da dare ai giovani che stasera abbiamo anche qui con noi. Quindi invito l'assessore Pivotti ad accomodarsi al proprio posto, che è di qua, per presentarvi poi quella che sarà appunto la giuria di quest'anno. Ricordo che l'assessore Pivotti è anche un ex dirigente di diversi istituti scolastici, quindi nelle sue mansioni e conoscenze ha potuto dare una sua opinione, però noi abbiamo giurati di varie estrazioni, perché adesso li vediamo un po', di varie tipologie, perché è giusto vedere ognuno, però con competenze letterarie, come va a giudicare i vari libri. E allora, io partirei dalla prima giurata che invito ad arrivare qui in palco, che è una giornalista freelance, scrittrice ed insegnante di scrittura, Vania Russo. Grazie Vania.
per aver letto anche tu tutti questi libri. E poi, avvocato, penalista romano e scrittore, vince, pensate, qui al Prunola del 2018, il secondo premio con L'Uomo Isola di Avagliano Editore, l'avvocato Emanuele Ponturo. Buonasera Emanuele, benvenuto tra noi. Ti puoi pure accomodare, grazie per il tuo contributo in giuria. E poi abbiamo docente di musica, musicologo e pensate, direttore d'orchestra alla Fenice di Venezia, vince il premio speciale Giacomo Massarotto qui al premio Prunola dell'anno scorso con il suo romanzo storico musicale, il maestro Mario Merigo. Buonasera maestro, grazie anche a lei. E andiamo avanti, formatore professionista a livello europeo, vince la menzione d'onore per quanto riguarda la narrativa inedita proprio qui, anche lui al premio Prunola dell'anno scorso 2018 con un libro che sta avendo un successo strepitoso, cioè Quale padre? È qui con noi Thomas Tolin. Buonasera, grazie Thomas, grazie per essermi venuto a salutare. Accomodati pure Thomas. E poi scrittore professionista e libraio, e ha pubblicato sia con Panda Edizioni La notte della mediarchia che con Neo Edizioni Gli stonati, che è un'antologia. Tra gli ideatori del premio Prunola abbiamo il piacere di avere in giuria quest'anno Carlo Vanin. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto. E poi, ingegnere informatico con lobby della scrittura e della lettura, vince la menzione d'onore alla prima edizione del premio Prunola nel 2016, con La volta in cui dissi che l'India è una beep, mi autocensuro perché non dico le parolacce in pubblico, e qui abbiamo in giuria il nostro Cristiano Brion. E Cristiano, peraltro, seguirà con noi dalla postazione Radio Science TV, perché se qualcuno naturalmente ci scriverà, caro Cristiano, tu chiamami, interrompimi, fammi sapere che noi interagiremo con te. Chi meglio di Cristiano Brion, un ingegnere informatico, potevamo mettere a seguire la web radio. E quindi andiamo avanti con i prossimi giurati, che sono una scrittrice ed organizzatrice di concorsi letterari, è autrice di Maiden Voyage e del suo seguito Il Cavaliere dal Dubbio, che sono dei romanzi collettivi. Abbiamo con noi Francesca Garello. Buonasera Francesca, benvenuta tra noi a Castelfranco, che si accomoda. Ed ora, editore di Panda Edizioni, prima di rilevare la casa editrice, esordisce con i due noir Omicidio in Sestiere Castello e La collina dei ciliegi presso appunto Panda Edizioni. Coorganizzatore e anch'egli tra gli ideatori, come citavo prima anche per Carlo, del premio Prunola, abbiamo il piacere di avere in giuria con noi il dottor Andrea Tralli. Buonasera Andrea, benvenuto. Grazie per essere qui con noi. Ed infine, uno dei fautori del premio Prunola, colui che è la spina dorsale, la mente e anche il braccio, perché lui veramente porta fisicamente le cose e organizza e fa di tutto, che si è prodigato a curare, ideare, organizzare, allestire in tutti questi anni un po' tutto quello che riguarda il premio Prunola e soprattutto poi pure anche la mostra che dicevamo prima, quella civica, quella in Torre Civica, per tutto il mese di marzo. Abbiamo il piacere di avere qui in giuria il nostro Alessandro Coppo! Al quale è venuto in mente chi presenta il premio Prunola, perché prima... Oh, vuoto. Abbiamo qui con noi Gianluca Mancuso, attore castellano, regista, insegnante di lettura espressiva. L'abbiamo visto al Pala Mazzolovo a presentare eventi da 1200 persone, l'abbiamo visto in costume veneziano sui palchi dei teatri più importanti d'Italia. Quest'anno abbiamo scelto un grande presentatore. Grazie mille, grazie di cuore Alessandro, grazie a voi.
troppo buoni. Grazie, spero che vi stiate divertendo, che vi piacerà la serata e che sarà di vostro gradimento l'allestimento che abbiamo fatto e che sto facendo quest'anno. Quindi grazie mille ad Alessandro, poi tanto ci rivedremo per le premiazioni anche più avanti e naturalmente ringraziamo ancora la nostra jazz band, avete visto che c'è, la giuria c'è, i giornalisti pure e mi sa che ci siamo, quindi cominciamo a prendere corpo per questa serata insieme. Come si svolgerà e come sarà articolata la serata? Beh, come anche gli altri anni vi saranno due parti, una prima parte in cui andremo a diciamo premiare tutte distinte nelle varie sezioni, tutte le varie menzioni d'onore della giuria, ovvero dei premi che la giuria ha ritenuto diciamo importanti da attribuire a quei libri che si sono distinti ed hanno colpito la giuria magari per un particolare interesse o peculiarità del libro. E poi la seconda parte invece sarà quella tanto attesa dagli autori qui in platea e anche a casa magari, perché è quella dove andremo a decretare tutti quelli che sono i vincitori veri e propri, i finalisti delle varie categorie, delle quattro diciamo macro categorie che abbiamo in diciamo in gara questa sera e quest'anno, ovvero la narrativa edita, la narrativa inedita come gli altri anni e poi novità di quest'anno Panda Noir che con le sottosezioni inediti ed editi comporrà la novità di quest'anno e come sempre anche la scolastica con i racconti inediti per gli studenti. Bene, partiamo allora subito veloci con la prima categoria, andiamo con Panda Noir, la novità di quest'anno e che sono appunto le opere noir thriller giallo sia edite che inedite e ricordiamo che questo era in realtà un concorso ideato da Panda Edizioni ancora nel 2015 e possiamo definire, vero Andrea, un po' un apripista del premio Prunola in sostanza e bene dobbiamo dire perché questo premio letterario fatto all'epoca adesso guardate con che magnificenza è venuto in auge con praticamente il premio Prunola e quindi dopo 4 anni siamo davvero a livelli alti e anche per la città di Castelfranco è un lustro e un piacere avere tutto questo ben di Dio di cultura e di gente che viene da lontano. E allora andiamo a premiare la prima menzione d'onore ed inviterei qui al centro palco con me con immenso piacere il vicepresidente dell'ordine degli psicologi del Veneto, lo dico lentamente così gli do il tempo di arrivare, il dottor Oscar Miotti. Bene. E dottor Miotti, che tra l'altro, adesso che mi raggiungerà, ricordo che ha curato la postfazione del libro Quale padre di Thomas Tollin, che ho qua, che vinse l'anno scorso. Bene, dottor Miotti, ecco qui, buonasera, benvenuto, ecco qua. Bene, si accomodi pure, guardi, abbiamo quest'anno anche un'altra novità, le nostre assistenti, ecco qui, grazie Katia, che ci portano praticamente le buste con i vincitori. Allora, Miotti, si ha ragione. Dovevo farlo io, sa, faccio un po' da valletta di me stesso. Allora, prego. Sorpresa. Sì, è acceso, sì. Io sono Gioe Bastianic, perché sono stanco. In realtà mi ha preso in castagna. No, sono stanco che mi dicono che assomiglio, no, è lui che assomiglia a me. E quindi questa sera... In realtà sono Gioe Bastianic. È lui che ha rubato la scena. Sì, sì. Esatto. Beh, io porto anche i saluti dell'Ordine Regionale degli Psicologi a questo importante appuntamento di questa sera. Allora, annuncio sì. Il primo vincitore. Sì, se voleva dirci anche, darci un suo, non so, saluto di benvenuto, perché è un onore, un piacere, è gradito averla qui. La ringraziamo, anzi, di essere giunto. Beh, per l'occasione. Allora, sì, sicuramente... la psicologia che c'entra, psicologia c'entra perché si parla, tu dicevi, si parla di emozioni, si parla di sentimenti e l'anno scorso appunto ho fatto la prefazione, della post-prefazione del libro di Thomas Tollin e sicuramente lui è andato molto nei meandri della psiche e io ho potuto anche veramente riconoscere quanto la scrittura ha un compito importantissimo, cioè non c'è, per riuscire a cambiare le cose non, bisogna proprio anche dedicarsi alla scrittura, perché la scrittura ha questo potere, a volte anche più della terapia. È una terapia, a volte anche un'autoterapia. Bene, io
La ringrazio per questa sua, sì, veramente un onore averla qua. Quindi possiamo ora andare, ad annunciare il vincitore della categoria, naturalmente per quanto riguarda la menzione d'onore, della categoria Panda Noir inediti, giusto? Certo. Quindi annunci pure il vincitore. Allora, annuncio il vincitore, che è Marcello Tramontini, con una singolare coincidenza. E facciamo un bel applauso a Tramontini, che lo invitiamo a raggiungerci. Non vediamo arrivare Tramontini. Invitiamo Marcello Tramontini a raggiungerci in palco. Marcello! Oh! Tramontani, sì. Eccolo qui! Ce l'abbiamo fatta ad uscire dalla platea! La scaletta di qua, d'altronde è il primo, quindi romperà il ghiaccio e spiegherà anche a tutti gli altri come fare per venire in scena, quindi quando vedrete che vi chiameremo, ovviamente vi invitiamo. Prego, Marcello, consegna il premio il dottor Oscar Biotti. No, Tramontana, sì, il primo l'ho sbagliato, il secondo l'ho detto giusto. Allora, prego. No, le foto le facciamo dopo, non vi preoccupate, c'è tutto il tempo, è tutto orchestrato a meraviglia, non si preoccupi. Allora, caro Oscar, le foto poi non c'è pericolo, le facciamo dopo. E io penso che c'è una domanda... Sì, no, non ti preoccupare. Penso che ci sia una domanda da parte nostra per Marcello Tramontana. Come il vento. Io ho letto quello che l'ha scritto, eh. Boh. Allora... E io vorrei fare una domanda, ma un viaggiatore in autostrada conosce una persona interessante, ma a lei è successo per caso? Cioè, se per caso le è successo questo? Il microfono, sì. In realtà mi è successo in treno, però nel caso del libro mi occorreva un motel autostradale, quindi il treno non andava... Però poteva esserci un vagone letto, poteva andare bene lo stesso. Ma un po' troppo scontato. Un po' troppo scontato, va bene. Bene, allora ringraziamo Marcello Tramontana. Ora ci accomodiamo un attimo qui in fondo per ascoltare un brano tratto dal libro. Quindi Marcello, se vuole possiamo andare qui, può restare con il premio in mano. E inviterei i nostri lettori e il nostro tecnico Luci, prego, sugli sgabelli. Così questo serve anche per chi viene dopo, sa cosa succede. E andremo ad ascoltare, per quanto riguarda il libro di Tramontana, una lettura. Aveva appena fatto una sosta in autogrill all'altezza del castello di Firenze Nord. Rifornimento di gasolio, robusto panino, vale a dire di quelli farciti all'inverosimile, acqua minerale e caffè, nonché breve visita alla toilette. Dopo aver percorso ininterrottamente 280 chilometri di autostrada, era partito da Roma 3 ore prima, non avrebbe potuto farne a meno e, soprattutto, essendo luna passata, aveva cominciato a sentire i primi crampi per la fame che, di chilometro in chilometro, sembrava gli dilaniassero lo stomaco. Peccato solo che aveva dovuto fare una fila ovunque, tanta era la gente che affollava l'area di servizio. 11 macchine precedevano la sua davanti alla colonnina del carburante, almeno una ventina di persone in coda alla cassa del bar e quasi altrettante alla toilette. Mentre si dirigeva verso il parcheggio per ripartire, gli tornò in mente quella notizia trasmessa dal telegiornale quando stava consumando al bar il suo spuntino. Ne era rimasto davvero scosso e aveva ancora davanti agli occhi le immagini impressionanti che aveva visto scorrere sul televisore del locale.
del cadavere trovato il giorno prima in un prato della periferia di Roma Sud, sul corpo della vittima, all'altezza della zona addominale, si intravedeva una croce di colore rosso intenso, intorno alla quale spiccava il sangue fuoriuscito, probabilmente incisa con una lama ben affilata, e lì accanto era stato rinvenuto un foglio con una strana scritta: «L'Etrusco non perdona». Arrivato alla macchina, stava aprendo lo sportello per ripartire quando, all'improvviso, sentì quella voce alle sue spalle che, per la sorpresa, lo fece quasi sobbalzare. «Scusi, non vorrei apparire sfacciata, ma se sta andando in direzione nord, mi potrebbe dare un passaggio?» Bene, ringraziamo il nostro lettore Franco Berton e Marcello Tramontana, che lo lasciamo andare verso musica con la nostra jazz band, che naturalmente, se volete, poi le foto le possiamo fare in questo momento col fotografo, quando vuole possiamo andare. Prego ragazzi. Molto bene, grazie alla nostra jazz band, o l'ensemble jazz, o quintetto jazz del conservatorio. E colpo di scena, abbiamo anche una seconda menzione d'onore per quanto riguarda Panda Noir Inediti. E a premiare questa seconda menzione d'onore di Panda Noir Inediti, chiamerei qui con noi il giurato, nonché fondatore del premio Prunola, Alessandro Coppo. Naturalmente salutiamo anche l'associazione Dentro Centro, vero Alessandro, di cui tu sei consigliere peraltro. Sì, allora, prima di tutto ringrazio l'associazione Dentro Centro, di cui sono consigliere, l'associazione dei commercianti delle mura di Castelfranco Veneto. Abbiamo in sala il nostro presidente, Paolo Zanon, eccolo là. Non lo vedo. E che dire, Panda Noir. Io sono particolarmente legato a questa categoria perché avevo vinto nel 2015 la menzione d'onore al primo storico Panda Noir, per cui ci tenevo ad essere io a premiare una di queste menzioni. È stato un concorso che mi è rimasto nel cuore, è stato un momento in cui abbiamo cominciato a collaborare, io e Andrea Tralli, Panda Edizioni, è stata la base, come abbiamo spiegato prima, del premio Prunola che tante soddisfazioni ci sta dando. Ringrazio di nuovo tutti voi, ringrazio in particolar modo il Corpo Comunale e il Sindaco per aver aperto la serata. Abbiamo fatto un'entrata un po' goliardica, ma siamo fatti così. E direi di passare a premiare. Direi sì. E quindi invitiamo la nostra Francesca, la nostra assistente. Altra novità, come notate, queste presenze femminili che ci aiutano, mi coadiuvano nella gestione del palco. Grazie Francesca per la busta con il nome del vincitore, che adesso Alessandro ci dirà. Allora, la seconda menzione d'onore della categoria Panda Noir Inediti va a Maria Cristina Ruggeri con Veleggiata in acque torbide. Un applauso a Maria Cristina. Thank you.
Grazie Maria Cristina, un applauso e consegna il premio Alessandro Coppo. Alessandro. Ecco lei, vuole appoggiare così. Sì, sì, sì. Così gli facciamo anche vedere i premi. Ok. Prego, sono sì. Sono felice, anche perché sono l'unica partecipante donna alla finalista. Più che la partecipante, la finalista. Sì, 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 sì. Però insomma, un gesto, sono molto contenta. Anche noi siamo molto contenti. D'altra parte, il libro meritava, è stato indicato da più giurati, ha ritenuto delle ottime valutazioni, è un libro particolarmente interessante, per cui è qui perché è stato bravo. Immagino che non sia solo un testo cavalleresco. Bene. Allora, Maria Cristina, tu sei un amante della nave, di Viaggio in Barca. Della natura. Ecco, adesso forse funziona meglio. Sì, della natura in realtà, quindi cioè la nave in quanto contatto con la natura soprattutto. Ci vuoi parlare un po'? Come del mio romanzo, di che cosa sì. Parla? Allora, ma penso che sia abbastanza anomalo come giallo, nel senso che non c'è la tipica inchiesta, diciamo, di un poliziotto, di un commissario che segue una serie di omicidi. Dunque, il romanzo si svolge tutto in una barca, diciamo la maggior parte una barca a vela, ci sono una serie di personaggi che si incontrano e non si conoscono e si ritrovano appunto a condividere questo spazio un po' chiuso che è l'isola dal resto del mondo. E da qui insomma succedono tutta una serie di eventi, non posso entrare nei dettagli chiaramente, e pian piano diciamo la situazione si deteriora finché non si arriva a dei colpi di scena. Ci troviamo in Liberia. Bene, Gianluca? Sì, io direi che ci possiamo accomodare per ascoltare un brano. Sì, 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 accomodate pure. Chiedo sempre al nostro tecnico Daniele un po' di atmosfera. Grazie, Daniele. E i nostri lettori ci faranno ascoltare un brano tratto dal libro. Giangi sbatté con vigore la portiera della macchina, soffocando uno sbuffo d'insofferenza. Lo sbalzo climatico, tra l'aria condizionata imposta nell'intero tragitto Bologna-Opatia e la ventata afosa e soffocante che li aveva accolti al loro arrivo, aveva creato di fatto un disagio immediato nei tre componenti dell'equipaggio. Consapevole della responsabilità di una scelta climatica quasi criminale all'interno della BMW di sua proprietà, l'avvocato Ludovico Venturi optò per l'attacco frontale come migliore difesa per uscire dall'impasse. È proprio demenziale dare appuntamento in un posto del genere a dei clienti che non conoscono la Croazia, sbottò secco, suggerendo una mancanza di oculatezza nella scelta dell'agenzia specializzata in vacanze now. L'effetto immediato fu quello di insinuare un pungente senso di colpa nel terzo elemento della compagnia, il dottor Guido Farolfi, beato consorte di Giangi, nonché noto umorista e ancor più noto elemento dalla facile adombrabilità. Grazie alla nostra lettrice Maria Cristina Leardini e riconsegniamo il premio per fare qualche foto prima dell'uscita della nostra Maria Cristina Ruggeri con Veleggiata in acque torbide. Musica! Thank you.
Molto bene, grazie alla nostra jazz band e andiamo avanti, lasciamo la categoria, anzi la sottosezione di Panda Noir inediti per andare nella sezione dei Panda Noir editi e naturalmente vorrei chiamare subito qui con me il diciamo colui che premierà la prossima categoria che è uno dei giurati, anche lui uno dei fautori del premio Prunola, invitiamo subito Carlo Vanin, prego Carlo. Caro Carlo, eccoti qua. No, non è acceso, è di qua, faccio io. Ecco, eccolo là. Abbiamo la nostra Katia, ringraziamo, che ci ha portato la busta che poi aprirai e ci dirai chi c'è. Allora Carlo, che ne dici? Siamo qua anche quest'anno allora, no? Sempre dal primo anno qui, esatto. O lì, o qui, o qui, sono contento di esserci. È sempre emozionante, immagino, anche per mamma te. Mamma mia, è tanto, tanto emozionante, guarda cosa abbiamo fatto, quanta sì. Gente, sempre di più. Sì, infatti complimenti anche da parte mia, come vi dico sempre, per quello che siete riusciti a creare qua a Castelfranco, veramente bravi. E naturalmente, sapendo che tu sei uno di coloro che ha ideato, creato il premio Prunola, certo. Deve essere anche una grande soddisfazione, insieme ad Alessandro ed Andrea. La verità è che ho fatto ben poco, ho solo fatto una battuta ad Alessandro raccontaci, infatti, e mi ha preso sul serio. Raccontaci infatti, volevo sapere questa storia, allora, Carlo. Sarò brevilineo. Sì. Allora, 15 miliardi di anni fa, no scherzo. Allora, 2015. Allora, sono... Io lavoro proprio... Alessandro aveva... Casa bottega. Aveva la bottega proprio davanti alla mia libreria. E allora io da buon lettore, da buon scrittore, sono anche un ottimo bevitore, allora passavo là molto spesso. E siccome si stava parlando del premio Strega in quel periodo, ho detto, ma ascolta, allora, a Castelfranco abbiamo la Prunola. Infatti. Perché non facciamo un premio Prunola? E invece questo l'ha fatto sul serio. Si vede che grazie ad Andrea anche. Aveva tante casse di Prunola da smaltire. Esatto, ma in realtà credo che il motivo fosse smaltire la Prunola in eccesso. Bene, allora Carlo, andiamo ad annunciare il vincitore di questo prossimo premio. Ricorda pure. Allora, il vincitore è Igor De Amicis. Scusate. La menzione d'onore della categoria Panda Noir Editi va a Igor De Amicis con la settima lapide. Oh. Igor. No, ragazzi, ferma. No, Igor non c'è. Non c'è, ragazzi, mi dispiace. Igor non c'è e quindi ritira il premio. No, potete stare in piedi, non volevo disturbarvi. Ritira il premio una sua collega di casa editrice, Giovanna Zucca. Musica! Sì. Ecco qui Giovanna, prego. Ritira i premi. Allora Giovanna, tu ritiri il premio a nome di Igor, che ci dispiace che non sia qui, volevi darci un saluto magari? Prego. Buonasera a tutti, a nome di Igor De Amicis e della De Agostini Planeta, vi ringrazio per questa bellissima menzione. Va bene, ti chiamerò Igor Zucca evidentemente. Sì. Ecco, Igor la Terribile. La Terribile, bene Giovanna, ti ringraziamo per aver naturalmente ritirato il premio a nome suo e andiamo comunque ad ascoltare un brano tratto dal libro di Igor, quindi ci accomodiamo e creiamo la solita atmosfera per lasciare al nostro lettore Franco un brano tratto dal libro di Igor. Lunedì 18 gennaio 2016, Santa Margherita d'Ungheria, principessa e monaca. L'aria del mattino era fredda e una pioggia sottile cadeva sul piccolo cimitero di paese, una cupa isola di dolore
della provincia di Napoli. File ordinate di tombe, lettere di bronzo, volti, lumini tremolanti e fiori marci. Un cancello arrugginito che aveva visto giorni migliori, ghiaia sul selciato, suoni ovattati e nessuna preghiera. La quotidiana processione di vedove inconsolabili doveva ancora cominciare. Ogni volta la stessa strada, gli stessi gesti, un passo dopo l'altro per avvicinarsi al momento in cui avrebbero trovato il loro posto fra i morti. Gran cosa la fede. A volte nel silenzio, sette lastre di marmo lucente erano conficcate a forza nella terra nera, denti rotti in una bocca spalancata. Ringraziamo il nostro lettore Franco Berton e Giovanna, noi ti lasciamo andare a posto per proseguire la serata. Grazie Giovanna, salutaci tanto Igor e mentre Giovanna si va ad accomodare, noi naturalmente andiamo avanti con la prossima categoria. Andiamo alla narrativa, esattamente narrativa inedita, quindi per quanto riguarda, poi vedremo i vincitori di Panda Noir nella seconda parte ovviamente, ma per quanto riguarda la narrativa inedita andiamo a premiare ora le menzioni d'onore di questa categoria. Narrativa intesa sia sempre inedita e poi edita, però non di genere, quindi sempre opere italiane che sono pervenute nel periodo del bando di concorso. E chi premerà questa volta la menzione d'onore per quanto riguarda la narrativa inedita? Chi meglio di colui che l'anno scorso vinse proprio questa categoria al premio Prunola con questo libro che sta avendo un enorme successo? E tra l'altro, mi dicono, vero Alessandro e Andrea, voci di corridoio, che il premio Prunola porti anche bene. Nel senso che tutti coloro che passano di qua, o vincitori, o autori, o comunque che abbiano, diciamo, attraversato questo palco in qualche modo, che siano stati ospiti o qualcosa, abbiano fatto col Prunola, mi sa che hanno avuto poi successo, vero Alessandro? Me lo confermi? Quindi il Prunola porta bene, il premio Prunola di Castelfranco porta bene. E quindi inviterei con me l'autore di Quale padre, che è qui in giuria, Thomas Tolin! Eccomi. Grazie Gianluca, figurati. Grazie agli organizzatori del premio. Cosa dire, l'anno scorso ero seduto al vostro posto, pensavo proprio oggi a che emozione provano tutti i finalisti, perché io dico sempre, a prescindere dal premio, è già un onore che voi siate su questo palco, che io sia qui e che voi siate seduti lì. Sono emozioni che non ve lo dico perché l'anno scorso ero lì, non si dimenticheranno mai. Te le porti a passeggio tutta la vita. Per me sono passati 12 mesi, ma sono certo di questo. Quindi sono orgoglioso di premiare la categoria degli inediti, della narrativa inedita, che l'anno scorso mi ha visto premiato. E tra l'altro io ti volevo chiedere, Thomas, domanda, perdonami, un po' banale e anche un po' scontata, che sensazione ed emozione si prova quindi dall'altra parte della barricata? Cioè, qui in giuria eri di lì e adesso sei di qui, perché immagino sia altrettanto di forte responsabilità anche dover giudicare, no? Una forte responsabilità. Io ho letto tutti, come i miei colleghi giurati, tutti i testi di tutte le categorie, proprio perché io ho vissuto in pieno il senso proprio della responsabilità. Noi autori regaliamo veramente un qualcosa agli altri, dobbiamo avere una forte responsabilità in quello che scriviamo. Quindi il libro ci rappresenta, ma può anche cambiare le persone che si approcciano alla lettura. Non è assolutamente un gioco. Diamogli un forte valore anche etico, sociale. Poi, come diceva lo psicologo, infatti, prima, che ringrazio, che ha curato la postfazione del mio libro, è una sorta di terapia. Cioè, noi lasceremo per sempre qualcosa di noi e nello scrivere cresciamo, ma ogni volta che leggiamo cresciamo ancora. Certo, infatti mi volevo allacciare alle parole del dottor Oscar Miotti, perché è un po' psicoterapia scrivere, anche è molto psicoterapia, come per noi il teatro e altre cose. E quindi io inviterei la nostra Francesca, che aspettavo, che volevo ringraziare. Grazie, con un bel applauso, dai, queste belle presenze femminili che mi coadiuvano, con il nome del vincitore, che sarà per quale categoria, quindi dicevamo? Allora, la menzione d'onore della categoria narrativa inedita dell'edizione 2019 del premio Prunola va a
Virginia Ribaric con Mai meglio di così. Prego Virginia. Benvenuta e complimenti. Buonasera. Grazie alla nostra Jazz Band, un applauso a Virginia, quindi, per questo premio, complimenti. Grazie. Grazie. Allora, Thomas. Sono emozionato. Lo so, è l'emozione, vedi quello che diceva Thomas ti prima. Ti capisco perché rivedo nel tuo sguardo tutto quello che ho provato io, quindi ti auguro veramente di cuore, ti do del tu, perché sei molto giovane, che tu possa veramente sentirti a tutto tondo Prunola e che il tuo libro abbia tanto successo, perché chi scrive dopo aver ricevuto un riconoscimento come questo ha diritto di farsi conoscere agli altri. E mi verrebbe da farti una domanda. Il tuo libro è giustamente definito come un'autopsia d'amore. Tu l'hai mai fatto un'autopsia d'amore? Oddio! Cosa intendevi con autopsia d'amore? Allora, premetto che io sono una romantica patologica, quindi questo mi ha portato un po' a raccontare qualcosa che non ho vissuto in prima persona, per fortuna, però è un po' il risultato delle mie serate di sottovuoto romantico, diciamo così. E, è una storia di un amore maturo, un amore che auguro a tutti di vivere, anche se ha un percorso un po' travagliato, però forse è proprio nei momenti di crisi che riusciamo a dare il nostro meglio, e forse anche da questo arriva il titolo. E per me è stato così, quindi sono molto felice che sia stato gradito in questi termini. Bene, molto gradito, te lo garantisco. Te lo meriti tutto questo applauso. E infatti. Allora Virginia, adesso altra emozione, ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dal tuo libro, Mai meglio di così. Allora se ti vuoi accomodare, ricreiamo l'atmosfera per la nostra lettrice. La terra, tutto appare prospetticamente più appagante. Chissà se Brunelleschi, dopo una sofferenza d'amore, osservava la sua opera da questo punto di vista. È uno dei pochi modi che ho, in questo inizio d'estate, non tanto di combattere l'arsura, ma di sopravvivere al tuo pensiero. La mia posizione richiede indubbiamente un'autopsia d'amore. Da questo pavimento intravedo i piedi del divano, che sostengono eroicamente un quintale di relax a buon mercato. Quante fatiche, film, libri, delusioni ha abbracciato questo sofà negli anni. Colpo, mi sento un'ingrata nei suoi confronti. Eppure, da quando ho saputo di te, ho ricominciato a credere che alla mia età sia possibile innamorarmi di nuovo come quando ero un adolescente. Quando il bello della classe ti chiedeva se avevi una penna da prestargli, ma tu credevi lo facesse perché era il suo modo di dichiararti il suo amore. L'adolescenza però è svaporata da tempo e gli anni sono già 35. Comunque so che tutto questo ora conta poco. Non so quanto resterò ancora sdraiata in questa posizione. So solo che ne avrò bisogno fino a quando non vincerò questo braccio di ferro contro la gravità della mia femminilità ferita. Eri bello, suggestivo, e tutto questo mi sussurrava guai in vista. Eppure quel giorno mi sentivo pienamente impartita e ti avrei dimostrato che me la sarei giocata fino ai rigori. Bene, ancora. Salutiamo Virginia Ribaric, perché davvero Virginia mai meglio di così, al Prunola, vero? E quindi lasciamo suonare la nostra Jazz Band che ci accompagna nelle note di uscita, e volevo ricordare che
diamo degli omaggi floreali, prima chiedo scusa a Giovanna, non l'ho ricordato, a tutte le donne presenti in questa serata che vinceranno e che vincono, perché ci sentiamo di dover dare questo omaggio a tutte. D'altronde siamo anche nel mese di marzo, nel mese della festa della donna, oltre che del papà, e quindi a tutte le donne vincitrici stiamo dando un omaggio floreale. Grazie Virginia e prego Sean! Bene, grazie alla Jazz Band, capitanata da Sean Liquariello, davvero eccezionali che ci accompagnano, e ho dei messaggini dalla chat che mi arrivano, non miei personali del cellulare ovviamente, ma il nostro Cristiano Brion sottopone alla mia e alla nostra attenzione qualche messaggio, vero Cristiano? Anzi, ti passo il microfono Cristiano, te lo faccio dire a te così, dai, non ti posso lasciare lì seduto, è vero che sei ingegnere informatico, è vero che tu coi PC, perché Radio Science, che naturalmente saluto e ringrazio, do un saluto calorosissimo a tutti coloro che ci stanno ascoltando in rete, ciao a tutti cari amici di Radio Science, benvenuti al Premio Prunola, vi ringraziamo per essere con noi, vi ringraziamo per aver scritto, vero? E ringraziamo anche Rosario Moreno, alias Science, dalla regia centrale di Treviso, che sta mandando in onda appunto in tutto il mondo, perché ovviamente ci ascoltano non solo in Italia, ma anche all'estero. Allora, Cristiano, cosa ci hanno scritto i nostri web radio ascoltatori? Ma intanto buonasera a tutti. Buonasera Cristiano. Da Facebook Marco Brunet fa i complimenti ai lettori, e invece dalla chat del sito di Radio Science fanno i complimenti alla manifestazione. Ah, benissimo, quindi ci fa piacere, ringraziamo questi radioascoltatori che ci hanno scritto, hanno detto anche, hanno scritto, hanno firmato, non hanno lasciato i nomi, no, va bene, non importa, e quindi ringraziamo e salutiamo di cuore veramente questi amici che ci hanno scritto da radioscience.it. Bene, dopo aver visto la menzione d'onore della narrativa inedita, passiamo ad un premio speciale, perché la narrativa inedita si compone anche di un premio davvero particolare, e stiamo parlando del premio speciale Giacomo Massarotto per opere di particolare originalità, dove peraltro c'è anche in palio la pubblicazione, un contratto di pubblicazione con la casa editrice di Andrea, appunto Panda Edizioni. Per cui inviterei a raggiungermi qui in centro palco per poi consegnare questo premio proprio l'avvocato Giorgio Massarotto. Buonasera avvocato, che è anche il fratello peraltro di Giacomo, che fu premiato nel 2016 nella sezione saggistica all'epoca. Buonasera avvocato, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. È acceso, sì, gliel'ho acceso. Sì, funziona. Buonasera a tutti, grazie. Allora, avvocato, intanto le diamo il benvenuto, per noi è un piacere e un onore anche per me conoscerla finalmente anche su queste tavole, grazie, e magari se vuole dirci qualcosa, io le lascio la scena tutta per lei, e se vuole darci anche un suo saluto di benvenuto, di personale, tra l'altro ricordiamo che lo studio legale dell'avvocato Massarotto è anche uno dei promotori e anche sponsor della serata e del Premio Prunola, quindi la ringraziamo anche del suo contributo in merito. Ma mi è piaciuto di questa iniziativa lo spirito giovane, la gaiezza che si muove in mezzo alle opere, alle letture, e diciamo la leggerezza del programma. Devo dire che io sono molto geloso del mio tempo, se non mi diverto diciamo non ci resto, vado via. Qui
diciamo che questo mix di musica, di intrattenimento, di cultura, mi sento a mio agio, e questo è un complimento per gli organizzatori. So che la fatica è una fatica in più, perché coordinare tutte queste diverse fonti, musica, lettura, spettacolo, immagini, eccetera, so che non è facile, e complimento agli organizzatori. Grazie, mi fa piacere che le piace questa serata, è di suo gradimento per quanto riguarda, diciamo, l'edizione. Adesso non fatemi parlare troppo, no, altrimenti diventa, si allunga il programma e allora si annacqua lo spettacolo e la gente si diverte di meno. No, non è detto, magari no. E allora invito subito la nostra assistente, hostess, valletta, Katia, che ci porta la busta con il nome del vincitore. Allora, prego, avvocato. Sì, le tengo io il microfono, se vuole. È una sorpresa. Sì. Allora, il premio speciale Giacomo Massarotto per la inedita narrativa va a Graziella Canapei con Borotalco. E complimenti a Graziella. Complimenti, complimenti. Consegna il premio a Graziella, l'avvocato Massarotto, per quanto riguarda il premio speciale Giacomo Massarotto. Complimenti. Appoggiamo un attimo. Sì, ci appoggiamo lì. Premio, perché devo fare una domanda. Allora, nel romanzo Borotalco, poi mi dirà perché questo titolo, una donna in difficoltà economiche, un prete e la riscoperta del passato. Sono questi gli ingredienti del libro? Vuoi fare qualche accenno? Sì, assolutamente, lei ha sintetizzato molto. Diciamo che la storia di una donna, diciamo, che vive in condizioni un po' di disagio, ad un certo punto decide di ospitare presso la propria abitazione una signora, una sconosciuta che viene dall'estero, su richiesta del prete del paese. Tra questa donna, tra le due donne, quindi è una storia anche un po' di amicizia tra le due donne, si instaurerà poi un rapporto, diciamo, di amicizia. Però le cose non stanno come sembrano. Ecco, io adesso non voglio anticipare nulla per non togliere magari a chi avesse intenzione di leggerlo la sorpresa. Perché questo titolo? Ma diciamo che io non sono brava assolutamente a scegliere i titoli. Ero molto dubbiosa, non mi veniva niente di buono. E allora ho usato Borotalco perché semplicemente alcune volte nel corso del libro si fa riferimento a questo barattolo di Borotalco, che era quello, l'unica cosa che rimaneva alla nostra protagonista, l'unico oggetto che apparteneva alla nonna. Lei ha, di sua nonna, dice all'inizio, oltre ai ricordi mi è rimasto solamente un barattolo di Borotalco. Mi scelto così. Magari avrei dovuto scegliere un titolo un pochino più accattivante, non lo so. Comunque, questo è. La ringrazio. Molto bene. Allora, io direi che ci possiamo accomodare per andare a... dopo abbiamo tempo. Ci andiamo ad accomodare perché è emozionante anche sentire, immagino, leggere una pagina o un estratto dal proprio libro, immagino, vero? È veramente emozionante. Quindi ci accomodiamo perché andiamo ad ascoltare di Graziella Canapei un estratto da Borotalco. Quello che rimane di mia nonna, oltre ai ricordi, è un barattolo di borotalco verde scuro, alto poco meno di una spanna. L'ho aperto ieri. Profumava di gelsomino o forse di caprifoglio. Sono stata sorpresa che avesse mantenuto la sua fragranza dopo tutti questi anni. Me ne sono versata un po' sulla mano. La polvere sottile è volata sul lavandino, sui capelli che avevo tolto dalla spazzola. Dopo ho riposto il barattolo dove è sempre stato, sulla soglia interna della finestrella con inferriate del bagno, accanto a flaconi per la pulizia e a un tubetto di dentifricio. Qui è pieno di cose vecchie,
Ogni giorno resisto alla tentazione di buttare tutto nell'immondizia. Naturalmente non posso farlo. Mia nonna ha avuto in regalo il borotalco dalla sua padrona. Una signora esile come un giunco, aristocratica. Credo che fosse già aperto. La signora lo frizionava sulla pelle color latte del figlio, dopo avergli fatto il bagno. La nonna faceva tutti i lavori di casa, mentre la signora si occupava delle creature che ogni 2 anni, o anche meno, spingeva fuori sul letto grande, le gambe aperte come una stella marina. Mia nonna era andata a servizio a 10 anni, neanche presto se si considerano i tempi. La zia Elena, sua sorella, aveva cominciato molto prima. Frequentava la prima elementare, quando la sua maestra aveva chiesto alla bisnonna che la bambina rimanesse a farle piccoli lavoretti, mentre lei spiegava l'aritmetica e l'italiano a una classe di mocciosi senza speranza. Perché la maestra avesse voluto zia Elena, quale onore, non si seppe mai. Io credo sia dipeso dal fatto che la mia famiglia, la famiglia della nonna, era conosciuta e stimata in paese, tanto quanto quella dei proprietari dell'osteria e delle aziende agricole. Con le famiglie degli istruiti, il medico, l'avvocato, il ragioniere del comune, naturalmente non si potevano fare paragoni. E ringraziamo la nostra lettrice Maria Cristina e vorrei ricordare, caro avvocato Massarotto, che proprio l'anno scorso il maestro Mario Merigo vinceva il premio Giacomo Massarotto. Quindi io direi, magari il maestro ci vuole dire, l'ho chiamata in causa, 2 parole, l'emozione, poi anche ritrovarsi quest'anno anche lei dalla parte, che è una cosa bella, se posso permettermi, del premio Prunola, che dà questa possibilità anche di fare l'esperienza da giurato, ma naturalmente prima da partecipante, poi da giurato, anche per dare un giro poi alla giuria, no? Certo, naturalmente questa duplice esperienza fa rivivere le emozioni dell'anno scorso, però indubbiamente dall'altra parte ci sono delle altre sensazioni. Comunque è stata anche un'occasione per conoscere l'avvocato Giorgio Massarotto, che ho avuto modo poi, grazie anche a questo premio, di rivedere nella splendida casa di Asolo e quindi di ritornare naturalmente in questi luoghi. Invece per quanto riguarda il romanzo premiato, che ricordo molto bene, ricordo anche queste pagine, per cui sono davvero felice di sì sì, l'ho letto, ricordavo esattamente tutto quello che, e mi fa davvero molto molto piacere, le auguro di avere le stesse soddisfazioni che ho avuto anch'io da questo premio, perché devo dire che, come è stato detto anche poi dai colleghi prima, questa esperienza rimane per sempre, perché insomma, è un riconoscimento che gratifica e magari può indurre a continuare a scrivere ancora, perché un po' di fiducia serve sempre. Sempre e comunque. Certo, bene, ridono un po'. No, cioè, anzi è stato bello, maestro, veramente sentirla, anche per le emozioni. No, che anche ritrovare i musicisti, sì, del Conservatorio di Castelfranco, perché è giusto anche apprezzare loro, visto, sì, che io sono musicista e prima chiedevo loro appunto di questo dipartimento di jazz, che è una novità, perché quando io poi studiavo ancora il jazz non era entrato nel Conservatorio, mm-hmm, e quindi mi fa solo che piacere. Comunque vi lascio, no, ci mancherebbe. I premi sono tanti. No, ma ce la faremo. Grazie a Mario Merigo, grazie alla nostra Graziella Canapei con Borotalco e grazie all'avvocato Massarotto, ma io la invito a rimanere qua con me sul palco, intanto lasciamo i nostri musicisti che ci accompagnano per l'uscita e per le canoniche foto di rito, può riprendere Graziella i suoi premi, ecco qui, prego, e poi un attimo Sean, dimenticavo, i fiori che dobbiamo dare in omaggio con la nostra Katia che arriva, per le nostre foto di rito. Prego Sean, possiamo andare. Grazie, musica. Grazie, grazie alla Canapè.
Bene, avvocato Massarotto, allora riguadagniamo il centro, perché quest'anno, deve sapere, c'è una cosa molto particolare. Abbiamo un, come si può dire, una cosa speciale, una menzione d'onore speciale all'interno appunto di questa categoria che vorremmo assegnare, perché siamo davvero contenti che l'ex prefetto di Castelfranco abbia deciso proprio di partecipare al premio Prunola 2019 con un libro che appunto ha capito lei, caro avvocato, di chi sto parlando, forse perché mi legge nei miei appunti, no? È nel mio copione testo, eh? Allora io direi di chiamarlo, perché per noi è un vero onore e per questo abbiamo chiesto a lei di rimanere qui per premiarlo, naturalmente, e sto parlando del dottor Giuseppe Alù con il suo libro Tedeschi. Un applauso al nostro dottor Alù per questa menzione davvero speciale del premio Prunola. Mi lega al dottor Alù una lunga frequentazione. Già pretore di Castelfranco, quando io cominciavo, neolaureato, e lui mi chiamava alla sua sinistra a svolgere il ruolo di pubblico ministero, perché all'epoca il momento si muoveva in maniera inquisitoria, nel senso il giudice e poi nel momento del giudizio si scoppiava e quindi invitava, tenendolo vicino, grazie, e quindi invitava un avvocato che lui sceglieva fra i giovani a sedersi alla sua sinistra per sostenere il ruolo della cosa. Già pretore di Castelfranco, già presidente della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Venezia, e autore di La Contessa Marianna, un capolavoro edito da Mondadori e selezionato al premio Campiello, autore dell'opera Storia e Storie del Risorgimento a Treviso, e autore di un libro di costume sui tedeschi. Io avrei una domanda. Perché, da esperto, adesso gliela chiedo, è diffusa l'opinione fra gli storici e, diciamo, gli intellettuali che fra l'Italia, la Francia e la Germania ci sia una specie di triangolo imperfetto. Gli italiani ammirano i francesi, ma sono respinti. I francesi ammirano i tedeschi, ma sono respinti. I tedeschi ammirano gli italiani, ma sono respinti. Che cosa ne pensa? Questo succede... Sente? Questo succede quando diverse popolazioni hanno forti personalità, per cui la vicinanza comporta a un contatto che facilmente diventa conflitto. E quindi capita questo, si dice che i tedeschi amano gli italiani ma non li ammirano, gli italiani ammirano i tedeschi ma non li amano. Insomma, è inutile... Abbiamo radici antiche, radici che portiamo dietro e che necessariamente sono, poi diventano fatti concreti. Per fortuna, nel secolo passato, dopo la Grande Guerra, non ci sono stati conflitti fra queste nazioni. Per fortuna. Ma c'è sempre qualche cosa che disturba. A proposito dei tedeschi, siccome io ho frequentato, mia moglie era tedesca, ho frequentato la Germania, ho voluto tentare di dipingere un mosaico attraverso piccoli quadretti
come piccole tessere. Non ho voluto fare un libro sul carattere dei tedeschi, ma farlo nascere dal concreto, da fatti che mi capitavano sotto gli occhi. Perché noi non conosciamo i tedeschi, dai, sappiamo chi è Merkel, chi è questo, chi è quell'altro, ma cosa pensa la signora che va a accompagnare il bambino all'asilo, lo studente che cammina per la strada e mangia il suo panino? Non lo sappiamo, anche perché siamo molto diversi, molto. Allora io ho voluto fare questo tentativo di raccogliere tante piccole tessere, 40 sono nel mio libro, 40 piccoli episodi, piccoli fatti, piccole feritoie in un panorama molto variegato, e prendere qualche cosa in modo che alla fine il lettore avrà un'idea concreta, reale, vera di cos'è il popolo tedesco. Ecco, questo è un po', diciamo, quello che volevo fare, speriamo che sia riuscito. È davvero grazie. Affascinante, dottora Lu, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro anch'io ho girato molto in Germania, sì, e quindi la ringraziamo di questa presenza, e veramente è per noi un onore averle dato questa menzione, questo premio speciale di menzione speciale del premio Prunola. Avvocato Massarotto, prima di congedarci, voleva dire qualcosa? Mi pare sì. Sì. Leggetelo e scoprirete, i bambini tedeschi non strillano. Non piangono mai. Poi c'è un altro quadretto simpaticissimo. In una stazione ferroviaria vicino a Monaco di Baviera ci sono i cartelli vietato attraversare i binari. E il dottor Lu si accorge che la stazione blocca un viaggiatore che stava attraversando i binari. Dice: ma lei lo blocca perché è pericoloso? No, perché è proibito. E quindi capiamo tante cose. Bene, dottor Lu e avvocato Massarotto, è stato un piacere, vi facciamo accomodare e naturalmente proseguiamo. Un applauso al dottor Lu e all'avvocato Massarotto, che li lasciamo andare ad accomodarsi per poter seguire il resto della serata, perché adesso andiamo ad una menzione d'onore per quanto riguarda una categoria davvero importante. Abbiamo lasciato il Panda Noir, novità di quest'anno, inediti ed editi, la categoria narrativa inedita col premio speciale Massarotto, e adesso andiamo ad una categoria importantissima, sempre per la menzione d'onore, che è la narrativa edita. Quindi entriamo in quell'ambito delle opere già pubblicate e quindi hanno avuto una loro storia. E per andare ad assegnare la menzione d'onore alla narrativa edita, io chiamerei qui con noi il nostro giurato che ho qui alle mie spalle, l'avvocato Emanuele Ponturo. Caro Emanuele, benvenuto. Buona serata a tutti. È un piacere averti qua, benvenuto. È un piacere essere qua con voi. Grazie. È un piacere sentito. Bene, mi fa piacere, lo sento che è di cuore proprio, anche sincero. Caro Emanuele, allora, dici la verità. Un premio letterario nazionale in provincia, a Castelfranco Veneto, non ti sembra un po', se possiamo competere un po' con quelli di Roma, ti sembra un po'... Come ce la caviamo qua in provincia, Emanuele? Io stavo riflettendo proprio su questo punto, per quanto riguarda questo premio letterario, che sia per quanto riguarda la categoria degli editi, sia per quanto riguarda gli inediti, io penso che non ha solo una rilevanza locale, territoriale, ma l'aspetto fondamentale e forte è il respiro nazionale. E ho partecipato l'altro anno al secondo posto, quest'anno praticamente ho avuto modo di valutare questa cosa proprio perché le opere edite e anche quelle inedite venivano da tutta Italia. Io penso che sia questo premio, una sorta di pesciolino d'oro o perla, sia per gli aspiranti scrittori, sia per gli scrittori che già hanno pubblicato, perché è uno stimolo molto forte che dà a chi scrive. Grazie Emanuele, davvero condivisibile questo tuo pensiero e ammirevole. Allora adesso andiamo a vedere chi sarà il vincitore della categoria, naturalmente ringraziando la nostra bellissima Katia che ci ha portato la busta, che tra poco Emanuele aprirà e ci dirà chi sarà il vincitore di questa categoria. Allora, la menzione d'onore per la categoria narrativa edita va a Davide Rossanese con
atipicamente down. Ah, un applauso a Davide Rossanese ed invitiamo a salire sul palco Davide con Roberto che l'accompagna sempre, Monsignor Adriano Cevelotto e oltre a Roberto Guidolin che accompagna sempre Davide anche Lisa Molon e Italo Ventura Costa. Bene ragazzi, un applauso di benvenuto. Consegna il premio della menzione d'onore della narrativa inedita il nostro Emanuele Ponturo. E prego, avviciniamoci pure a Davide che penso sarà emozionato, vero Lisa? Allora vi ringraziamo, buonasera Italo e Roberto e anche a Monsignor Cevelotto che inviterei a raggiungermi un attimo perché ovviamente si esprimerà, buonasera Monsignore, un parere perché io avrei una domanda per lei, adesso guardi, mi prendo il microfono che è da Emanuele, prego ragazzi potete pure venire più in centro scena, anzi noi ci spostiamo per darvi spazio a voi e anche a Davide che vorremmo sempre salutare di cuore e ci fa piacere che è qui. Monsignore, io una domanda volevo porgere perché una curiosità, da dove nasce e come nasce la collaborazione con Davide? E soprattutto, che significato ha come testimonianza questo libro? Beh, buonasera a tutti. Allora, diciamo che io sono stato tirato dentro per la tonaca, si direbbe, anche se non la uso. Nel senso che un bel giorno mi è arrivato Davide con una richiesta un po' particolare, non consueta, che era quello di accompagnarlo in un cammino di fede. E mi sono trovato dentro a una storia che poi alla fine è arrivata anche con questo libro e come ho scritto nella postfazione per me è stata come scoprire una città nascosta dentro una foresta e quindi è stato un po' entrare diciamo scorgendo progressivamente un tesoro che non, all'apparenza agli occhi dei più non si vede, ma che in realtà esiste ed è apprezzato. E quindi questa collaborazione è stata veramente significativa. Sì, bisogna dire che la Lisa è lei l'artefice di tutta questa vicenda. Ecco, mi sono trovato dentro e sono felice di essermi. Mi fa piacere, la fautrice, la nostra Lisa, giusto? Che peraltro ricordiamo, Davide è qui di Castelfranco, quindi penso che sia davvero emozionante poter vincere in un prestigioso teatro e premio letterario come questo un riconoscimento nella propria Castelfranco, come per me è un piacere essere qui finalmente a fare qualcosa qui a Castelfranco, per voi immagino che sarà davvero emozionante. E ricordiamo Lisa e Italo che dal libro è nato anche uno spettacolo, che loro una sorta di spettacolo dove interagendo con Davide che scrive in diretta durante la diciamo esecuzione di questi brani che voi andate a raccontare, scrive naturalmente con i suoi tempi ed è un peccato non poter fare qualcosa qui per motivi di tempo, ci dispiace se no vi avremmo dato volentieri spazio, ma dobbiamo andare a vedere un diciamo una parte di questa esecuzione. Ovviamente, non potendosi esprimere Davide, ci ha scritto un messaggio che noi, per dar voce ai pensieri di Davide e a quello che ci ha scritto, vorremmo gentilmente con i nostri lettori leggervi per cogliere quello che Davide ha scritto a tutti noi. Sono un uomo che per anni ha sognato di scrivere un libro. Scrivere per me è dare voce a mia anima. Ho sempre desiderato scrivere un libro come occasione per testimonianza offrire di mio percorso di vita, di crescita, di amicizia, di fede. Io, uomo dal corpo lento e dalla mente veloce, ho voluto fortemente un'occasione per me di riscatto dai pregiudizi su mia sindrome
mio libro è nato così. Spinta forte di ricerca per me, di sguardi accoglienti e mai più distanti. Volevo gridare mia identità, mia dignità, mia fiera gioia di essere uomo, caparbio, muto, ma ricco. Ah sì, anche down. Io, atipicamente down, è nato così, come tenace occupazione e rivendicazione di un luogo tutto mio, dal quale urlare a gran voce mia felicità. Lisa Molon, mia pedagogista, amica e pusher di buon umore, mi ha sempre dato fiducia e supporto in questa folle idea. Libro è diventato nostra priorità e abbiamo trascorso stoiche giornate dedite a scrivere, a modificare, a immaginare, e lei mi ha imposto sue idee, seguiva mia visione con amorevole fiducia. Amico Monsignor Adriano mi ha proposto di contattare Messaggero Editrice e da quel momento mio sogno è diventato sempre più reale, tra entusiasmo e paura. Sono qui stasera a testimoniare che se c'è volontà si può volare in alto, ma anche raggiungere mete inaspettate. Ho voluto che mio libro si trasformasse in uno spettacolo teatrale. Lisa e mio fratello d'anima Italo Ventura Costa hanno seguito mio strampalato desiderio, mettendo in scena mie idee ed emozioni. Ecco che mia vita, tanto fedelmente rappresentata, ha davvero assunto un senso. Io, atipicamente down, ho riscatto personale egoisticamente inseguito, ma ho scoperto funzione sociale di essere io, Davide. Pregiudizi ho presunzione di aver combattuto con scrittura e teatro, arrivando al cuore di molti che, come voi stasera, hanno avuto la pazienza di ascoltarmi in qualità di uomo e umile scrittore. Ah sì, anche Dau. Grazie al nostro lettore Franco, che ha dato voce a Davide Rossanese. Ciao Davide, complimenti ancora. Naturalmente ci facciamo le foto di rito per la premiazione. Prego Italo, prego Monsignore, Roberto Guidolin, che accompagna sempre il nostro Davide. Ricordiamo che il libro ha anche la prefazione di Luciana Littizzetto. Come vi siete spinti in alto, complimenti. Ed è Davide, esatto, che ha contattato. Prego Monsignore. Eravamo al Messaggero ed è uscita questa un aneddoto su una conoscenza della Littizzetto, e lui mi manda un giorno una mail dicendo: potresti fargliela avere? Allora facciamo avere, e la Littizzetto al mattino presto, attraverso questa conoscenza comune, dice: voglio conoscerlo, e perché sto piangendo. Molto emozionante, bella. Bene, vi ringraziamo, andatevi a vedere lo spettacolo di Lisa ed Italo, se avete occasione trovate tutto in internet. E quindi salutiamo Davide Rossanese con Io, atipicamente down, andatevelo a comprare, vero? Bene, andiamo, vai musica! Thank you.
Grazie, grazie a tutti voi ancora per il vostro calore dimostrato. Spero che vi stiate divertendo, che state un po' gustando la serata. Mi auguro che sia di vostro gradimento come è stata gestita quest'anno, come l'ho pensata un po' insieme agli organizzatori. E adesso io chiamerei proprio per venire a premiare questa sezione, perché ci spostiamo, andiamo verso i giovani. Dopo aver salutato Davide, andiamo per quanto riguarda le premiazioni della sezione scolastica, racconti inediti, per cui studenti, preparatevi per raggiungerci qui in palco, le quattro studentesse poi possono cominciare a prepararsi, perché andiamo a questa categoria dedicata agli studenti di terza, quarta e quinta superiore. Doveva venire a premiare per noi il direttore della biblioteca comunale di Castelfranco Veneto, il dottor Matteo Melchiorre. Ci dispiace veramente di cuore che non sia presente, perché volevamo ancora salutarlo e ringraziarlo per tutto il supporto che ci ha dato in questo ultimo periodo, in particolare per la Torre Civica. Però, diciamo, al posto del dottor Melchiorre, chiamo qui con me in palco l'organizzatore, fautore del premio Punola, Alessandro Coppo. Eccolo qui, finalmente lo chiamo in causa anche lui a premiare. In sostituzione del direttore, no, Alessandro? Sì, che ringraziamo sempre, salutiamo, perché è veramente eccezionale. Salutiamo Matteo Melchiorre, che purtroppo ha avuto un problema all'ultimo momento e non sta molto bene, niente di grave, però ha dovuto rinunciare. Sì, purtroppo. Matteo Melchiorre mi manda i suoi saluti, ci teneva moltissimo, essendo direttore della biblioteca e del museo, soprattutto in questo caso della biblioteca, per parlare dell'importanza della lettura nei ragazzi che andiamo a chiamare. Infatti, allora io li chiamerei subito, anche perché la prima parte sta avvolgendo al termine, e andiamo subito con le quattro finaliste, e inviterei già a venire in palco Alice Bordin, Alice Fraccaro, Benedetta Barbetti e Martina Di Sario. Prego ragazze. Oh, eccole qui le nostre balde giovani. Oh, un altro bel applauso, sì, stava partendo, facciamoglielo a queste ragazze che sono il futuro della scrittura. Complimenti, brave, veramente. Allora, abbiamo sempre lo stesso problema. Se i finalisti, scrittori professionisti, o quelli che diverranno gli scrittori professionisti, sono molto emozionati quando vengono a calcare questo palco, provate a pensare cosa stanno provando loro. Quindi, tranquille, tutto bene. Già il fatto che siate qua è una cosa meravigliosa. Siete state veramente molto, 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 molto brave. Adesso andremo a dire chi di voi ha vinto il primo premio, chi di voi ha vinto il premio speciale di cui parleremo tra poco, e le menzioni d'onore. Voi non lo sapevate, ma avete vinto tutte e quattro. In realtà tra di voi ci sono le due menzioni d'onore, la vincitrice e il premio speciale. Non ve l'abbiamo detto perché siamo un po' birichini e così pensavamo di farvi una sorpresa. Allora, tutte e quattro bravissime. Le due menzioni d'onore per la categoria scolastica vanno a Benedetta Barbetti con 25 giugno 2008 e Martina Di Sario con Le fasi di luna. Allora, la sentite? Ok, sì, dai. Cosa puoi dire? Come ti senti? Beh, sono molto felice, molto molto felice, anche perché è un testo molto personale, quindi diciamo è un traguardo non solo per come ho scritto, ma anche per quello che ho scritto. E niente. Pensate che l'ho trovata nel foyer. Dicevo, l'ho trovata nel foyer, che chiedeva cosa bisognava fare, perché era un po' timorosa. Gli ho detto: non ti preoccupare. Naturalmente non le ho detto che sarebbe stata premiata, perché sono cattiva. Sì? Io sono Benedetta e niente, io in realtà devo ringraziare il fatto che siamo tutte e quattro qua, perché un po' di ansia ce l'avevo.
anche perché per salire le scale c'è sempre qualche problema. E niente, grazie alla giuria per avermi scelto come finalista e grazie a tutti voi stasera. Grazie mille. Bene, vi faccio accomodare qui in fondo, care ragazze, perché ora andiamo avanti con le premiazioni. Prego, accomodatevi qui, che lasciamo. E anche per questo, vero Alessandro, le abbiamo chiamate tutte perché sapevamo che erano emozionate, allora tutte insieme si danno un po' di animo. Passiamo a un premio speciale davvero importante per noi, importantissimo, vero Alessandro? Il premio speciale Vittoria Serena, l'abbiamo detto in coro perché per noi è davvero un premio molto molto particolare, non solo perché per il racconto che meglio esprime particolari contenuti, però perché Vittoria Serena, una giovanissima scrittrice castellana che ci ha lasciato alcuni anni fa, diciamo che il premio Prunola dedica ogni anno la serata proprio a Vittoria Serena. E come ogni anno, solo per questa occasione, io scendo dal palco e vado a salutare Terry Bonaldo, la mamma di Vittoria. Quest'anno abbiamo deciso, voi sapete che il premio Prunola è dedicato alla memoria di Vittoria. Quest'anno, per la mostra che abbiamo allestito in Torre Civica, abbiamo deciso di dedicare l'intero ultimo piano a Vittoria e al suo libro Viaggio d'inverno. E come ha detto Thomas Tolin, la prima volta che ha visto il libro e il tavolino su cui sono adagiati i fiori e il nostro saluto a Vittoria, Vittoria è stata un po' con noi. Io sono molto emozionata, come si può dire. Io sono 3 anni che premio sempre, faccio il premio speciale di Vittoria Serena, e Vittoria aveva il suo sogno era diventare una scrittrice. Io con tutti i suoi racconti, le sue storie, le sue poesie, le sue cose, sono riuscita quello che adesso sì, di diventare un'eterna indimenticabile. E Alessandro, il premio speciale Vittoria Serena per la categoria scolastica va a Felice Caro, con pagine di attacco. Alice? Grazie, io vorrei ringraziare oltre alla giuria e alla mia famiglia chiaramente l'associazione Iris Insieme per l'Alzheimer che mi ha spinto a partecipare anche se non lo sapevano fino a stasera e in particolare vorrei ringraziare mio nonno che mi ha dato il materiale di cui scrivere. Io veramente non so ciò che ripeto. Vittoria aveva questo sogno di diventare una scrittrice e ringrazio Alessandro perché lui ha scritto Ciao Vittoria e lei davvero ci ha e spero che ci protegga anche noi e veramente sono molto emozionata. Come ogni anno. Sono ancora più emozionata. Come ogni anno doneremo Viaggio d'inverno a tutte e quattro le nostre finaliste. Scusa, Gianluca, ti chiedo un favore. Puoi accompagnare Perry? Ah, dai, addirittura. Bene, ti lascio a te allora tutto quanto. Vale, prego. Gianluca Cuppo. Prego Terry, è un piacere per me conoscerla e accompagnarla giù, ci mancherebbe. Un applauso a Terry Bonaldo.
e dunque vince il primo premio della categoria studenti. Alice Boldrini. Forte? Alice Boldrini. Vieni qua. Allora, Alice vince il primo premio con il racconto che si intitola Una vita, una sfida. Perfetto. Di cosa parla il tuo racconto? Parla di un'amicizia che nasce tra due persone diametralmente opposte, provenienti da famiglie, contesti culturali diversi, ma che grazie ai valori più semplici, più umili, riescono a instaurare un rapporto, un legame forte che oltrepassa ogni barriera. Abbastanza. Allora, complimenti Alice, il primo premio, il premio speciale Rita Domenigliani, che consiste nel pagamento della prima rata universitaria. Ovviamente noi ringraziamo il notaio Rita Domenigliani, che è tra di voi e che preferisce non apparire sul palco con noi, forse è emozionata anche lei, ma ringraziamo vivamente. Ovviamente il premio speciale ha l'intento di spingere i ragazzi a continuare a studiare, a continuare a scrivere, a continuare a leggere. Bene, con quest'ultima parte improvvisata, perché purtroppo Matteo, come vi dicevo, era indisposto, noi andiamo a la pausa. Sto girando gli appunti di... Ma sai che è bello vederti da qui, Alessandro? Io devo dire che mi gustavo... Buonasera Paolo, buonasera. Mi gustavo il premio da qui, perché devo dire che, avendo fatto la regia, me la stavo guardando adesso come viene. Ah, ed è proprio bello. Sei tu il presentatore, non io. Sì, sì, no, bello. Allora, intanto invito le nostre vallette Katia e Francesca a consegnare Viaggio d'inverno di Vittoria Serena alle quattro finaliste. Come sempre. Naturalmente poi... con gli omaggi floreali, mi sono dimenticato di dire sempre, perché non sono scritti, sono stati aggiunti dopo, e la mia memoria con l'età mi abbandona, e naturalmente omaggi floreali a tutte le ragazze, donne, presenze femminili di questo premio. Quindi un bel applauso a queste giovani scrittrici, no? Sei tornato. Eccomi qua. Bene, allora io farei ancora i complimenti ad Alice Boldrin per questo premio, brava. E gentili signori, poi andiamo a vedere anche Radio Science, perché mi dice Cristiano che ci sono altri messaggi, quindi quest'anno veramente la rete pullula, ci stanno seguendo e ringraziamo coloro che ci stanno ascoltando. E gentili signori, siamo giunti alla fine della prima parte, quindi ci vedremo tra soli 5 minuti, mi raccomando, la direzione, l'organizzazione mi ha raccomandato perentoriamente non più di 5 minuti, perché dobbiamo andare veloci con la seconda parte, dove vi saranno le premiazioni tanto attese. Quindi io lascio la parola alla musica capitanata da Sean Lucariello e ci vediamo con la seconda parte del Premio Prunola 2019. Musica! Sipario! Le ragazze restano con noi tutta la sera. Tutta la sera. Allora, come state? Tutto bene? Tranquille? State meglio adesso che non c'è?
pochi minuti riprenderà la seconda parte del premio Prunella 2019. Tra pochi minuti riprenderemo con la seconda parte del premio Prunola 2019. Restate sintonizzati su Radio Science. You cry and run away.
tra pochi minuti riprenderemo con la seconda parte del Premio Prunova 2019. You let it go. Well, I'm the line, and if I hurry, I'ma let you know you're somewhere in between my lanes. Hey, you know there ain't another girl like her in the city. Yeah, yeah, you know she looks so good, but she ain't so pretty. Well, I can't believe I rode so long. You're on it.
Bene, grazie ancora, buonasera, bentornati alla seconda parte, grazie a questa magnifica jazz band del conservatorio capitanata da Sean Lucariello. E allora com'è andata? Vi siete un po' sgranchiti, ragazzi? 5 minuti, vi avevamo detto 5 minuti, porca miseria, all'italiana, altro che i tedeschi del dottor Alù. E quindi, grazie per aver riso la mia battuta, giusto per riscaldare gli animi per questa seconda parte, e cominciamo subito con questa parte dedicata ai vincitori delle categorie. Però io vorrei andare avanti veloce perché è veramente tardi e siamo un po' in ritardo sui tempi. Vorrei presentarvi questi straordinari ragazzi che sono qua davanti con noi. Quindi inviterei la nostra jazz band a alzarsi per proclamare i vincitori della jazz band. E allora, cari ragazzi, andiamo! Ma chi sono questi splendidi ragazzi del conservatorio? Come diceva Mario Merigo della sezione, no, del jazz, che non c'era all'epoca sua. E loro sono alla voce, frequenta il secondo anno di canto jazz con la maestra Bertazzo del Conservatorio Steffani, è attiva nel panorama locale da almeno 5 anni, è qui con noi Gloria Illesi! Alla chitarra,
musicista professionista e insegnante di chitarra moderna, il nostro Marco Baldi. Eccezionale Marco, grazie col tuo solo. E poi il contrabbasso qui dietro la sagoma di Sean, si staglia questo signore con questo grande strumento in mano che è il nostro Alberto Gatti, che frequenta il corso di contrabbasso jazz. E poi alla vostra sinistra, nonché mia destra, alla batteria, studente iscritto al secondo anno del corso accademico batteria e percussioni jazz presso sempre il Conservatorio Steffani di Castelfranco, è qui con noi Thomas Osho Zausa. Il tutto capitanato alla tromba dal nostro grandioso trombettista jazz, frequentante il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, sotto la guida del maestro Gianluca Carollo, che salutiamo ancora, il nostro mitico Sean Lucariello. Vai Sean! Bravi ragazzi, eccezionali dal Conservatorio di Castelfranco, e salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, ma visto che siamo in tema di presentazioni che vi vorrei appunto fare all'inizio di questa seconda parte, prima di cominciare alla grande, vorrei introdurvi, non ce le siamo dimenticate, e presentarvi questa altra novità di quest'anno che abbiamo voluto, che mi coaduva questa novità di quest'anno femminile in palco, queste due figure femminili che abbiamo visto fino adesso, Francesca e Katia, sono le nostre assistenti ed hostess, e ora le chiamerei qui con noi per un meritato applauso, Francesca Maggiori e Katia Berton. Ecco qua le nostre eleganti hostess assistenti, prego ragazze, che come vedete sono vestite dalla testa ai piedi e hanno cambiato abito dalla prima parte, molto elegante, e ricordiamo che gli abiti sono di Noir by Arianna Rubin, e quindi ringraziamo appunto Arianna Rubin per aver vestito le nostre belle damigelle, non d'onore però, del premio Prunola, che salutiamo, e ringraziamo anche la truccatrice di Veganis Cosmetics che ci ha truccati e fatto belle, io ho compreso, e quindi ringraziamo ancora Francesca e Katia. Bene, possiamo andare avanti, grazie. Con molto piacere vi accompagno. Ringrazio naturalmente anche il nostro tecnico Daniele, in fondo alle luci, Daniele De Marchi, col suo service di DMX Show. Grazie Daniele, un applauso anche per lui. Grazie Daniele che fai le luci, che abbiamo concordato, bravo, così mi piace. E allora, andiamo alla seconda parte, quella che più aspettiamo, perché andremo a decretare quelli che sono i vincitori, i finalisti veri e propri, i vincitori dei premi delle varie categorie, quelle che abbiamo naturalmente menzionato anche nella prima parte con le menzioni d'onore. E andiamo subito con la categoria novità di quest'anno, Panda Noir, come dicevo, sempre inediti prima ed editi dopo, ed inviterei qui a raggiungerci per la premiazione di questo primo premio che faremo nella seconda parte della serata, sempre lui, anzi nuovamente lui, il diciamo guidatore, colui che conduce la casa editrice Castellana, Andrea Tralli, perché il premio che andremo a premiare adesso, Panda Noir inediti, quindi chi meglio di Andrea Tralli, che è il titolare di Panda Edizioni, può premiare il vincitore, perché cosa vince appunto? Un contratto, sì, di pubblicazione con la casa editrice di Andrea. Sì,
Grazie Gianluca. Figurati, grazie mille. Ti lascio. Sì, appunto, il Panda Noir nasce, è un po' appunto, come si dice prima, come il primo concorso letterario che Panda Edizione aveva promosso. Quindi il vincitore vince la pubblicazione. Io colgo l'occasione di questo piccolo intermezzo perché io sono quello che risponde alle mail. L'avevo già detto a qualcuno, a quelli che hanno partecipato alle visite questo pomeriggio. È stato un bellissimo momento, devo dire, anche per il turismo di Castelfranco, della nostra città. E io sono quello che risponde alle mail e sono quello che poi va a pubblicare i vincitori. Ma non rispondo solo alle mail dei finalisti, ma gestisco anche la giuria. E quindi, come quasi tutti gli anni, se non ricordo male, però io ci tengo a ringraziare tutti voi per aver partecipato. I manoscritti sono stati più di 150 in totale tra editi e inediti, quindi anche solo il fatto di essere stati selezionati qui ha un signor significato, perché siete comunque nella parte alta della graduatoria finale. Però ci tengo particolarmente a ringraziare il lavoro che hanno fatto i giurati, perché tra l'altro mai come quest'anno sono stati molto bravi, molto puntuali, molto professionali nelle loro valutazioni e si sono impegnati veramente tanto. E quindi volevo chiedere da parte vostra anche un applauso ai nostri giurati Bene, e quindi possiamo procedere. Bene, quindi ora chiamiamo dentro la nostra Francesca che ti consegnerà, Andrea, come di consueto facciamo quest'anno, la busta con il nome del vincitore di questa categoria. Sì. Allora, vincitore della categoria Panda Noir Inediti è Paolo Delpino con I Senza Volto. Buonasera Paolo Delpino, prego, venga pure in centro scena, può appoggiare, certo, tavolo, anzi le do una mano, sì, ci mancherebbe, così, che così esponiamo anche i premi, facciamo vedere anche, prego Andrea. Sì allora, niente, io volevo chiederle, signor Delpino, il suo libro è di estrema attualità, nel senso che lei ha scelto una tematica particolare, ci vuole dire chi sono i Senza Volto? Eccoli il microfono. Ma senza volto. Prego, prego, si sente, sa? Sì, sì, sì. Senza volto sono quelli che comandano il mondo, diciamo così, e non si fanno conoscere. Mm-hmm. In particolare i padroni della finanza. Esatto. Non si deve parlare di banche, se non parlare di assicurazioni. Questi hanno proprietari. Risparmiatori traditi. Hanno, sì, hanno proprietari, hanno gente che manovra, hanno soprattutto staff organizzatissimi di professionisti che gestiscono i grandi dati, che gestiscono le conoscenze, ecco, sono loro, però non figurano, a meno che uno vada a sfogliare magari Fortune e guarda la classifica, se ne ha, però è del loro interesse precipuo non farsi riconoscere. Abbiamo avuto anche in Italia figure di capitani di industria, va bene, famosi, ma che però erano uomini pubblici. Questi noi non sappiamo chi sono, ecco perché hanno detto il senza volto. Questo è un po' il discorso. Sì, e infatti io vi inviterei ad accomodarci e a creare l'atmosfera, grazie a Daniele alle luci, perché andremo ad ascoltare un brano tratto dal libro di Paolo Delpino, I Senza Volto. Il tram su cui mi trovavo era fermo da un paio di minuti a un centinaio di metri da Piazza Cordusio, dalla quale proveniva un confuso vociare. Alcuni passeggeri, rivoltisi al conduttore per avere lumi, si erano sentiti rispondere che causa dell'arresto era una manifestazione. «Di chi?» aveva chiesto uno di loro indispettito. L'interpellato aveva levato un braccio per poi lasciarlo ricadere. Non aveva idea. Una signora di mezza età aveva alzato le spalle. Saranno i soliti operai. Perché lei ha qualcosa contro gli operai?
era intervenuto un distinto signore che, a onta dell'aspetto, coltivava sicuramente opinioni democratiche. Se manifestano, avranno le loro buone ragioni. Magari hanno perso il lavoro. Far da pacere era prontamente intervenuto un giovanotto che stava leggendo l'articolo di spalla del Sole 24 Ore. No, aspetti, non si tratta di operai. Vede, qui c'è scritto che sono i piccoli azionisti di Credito 2000. Avevano annunciato un raduno proprio in Cordusio, davanti alla sede della banca. Il motivo? Aveva chiesto il signore di opinioni democratiche, che pareva non provare troppa simpatia per quella gente. Qui spiega che è per difendere i loro risparmi. Quasi contemporaneamente era giunto via altoparlante l'annuncio che la corsa era interrotta e i passeggeri erano invitati a scendere. Dopo qualche protesta, questi si erano rassegnati ad abbandonare il mezzo ed erano sciamati via chi qui e chi là. Bene, grazie. Grazie al nostro lettore Franco e invitiamo Paolo Delpino a ritirare di nuovo i premi, nel senso di tirarli dal tavolino. Vi do le donne. Diceva Paolo, non si sente appunto col microfono. Grazie mille. E quindi salutiamo Paolo Delpino con i suoi senza volto. Musica! Bene, molto bene, grazie ancora. Andiamo via veloci. Solo un accenno, perdonami Alessandro, perché mi dicono che dalla chat continuano ad arrivare messaggi. Ne cito solo un paio. Veramente complimenti per la... c'è scritto da Radio Science, per questo... cosa c'è scritto? Serata davvero interessante, no? Ecco, avete sentito bene anche Cristiano. E poi addirittura qualcuno ci scriveva ancora, e ci scusiamo con coloro che ci stanno ascoltando, perché vorrei ringraziare anche Rosario Moreno dalla regia di Treviso e tutti i radioascoltatori, perché qualche messaggio nella prima parte ce lo siamo persi, anche quando Giuseppe Alù aveva fatto quell'intervento sui tedeschi. Bello il messaggio che dice che è molto arguto come intervento. Sì, la signora Rosa dice: credo che il signore che sta parlando adesso sui tedeschi stia facendo delle affermazioni molto argute. Ecco, quindi ringraziamo la signora Rosa con mezz'ora di ritardo, ma siamo comunque in diretta e quindi andiamo avanti spediti, perché ci rendiamo conto che è tardi e che voi siete stati davvero carini quest'anno a restare con noi. Andiamo avanti con la premiazione adesso del vincitore per quanto riguarda la categoria Panda Noir Editi, e chiamerei subito con noi, tra l'altro lui è uno dei nostri sponsor, il presidente della CNA Gianpaolo Stocco, per venire a premiare. Presidente Stocco, buonasera, benvenuto tra noi. Io le lascio il microfono, se lei ci vuole dare un saluto, glielo accendo. Buonasera, buonasera. Di nuovo, ecco qua. E abbiamo la nostra cara... Buonasera, buonasera a tutti. Porto il saluto della mia associazione, diciamo la CNA di Castelfranco. Siamo un'associazione che si occupa soprattutto di contabilità, ma anche per la difesa di tutti gli artigiani e i professionisti che ci sono nella zona. Siamo
Sì, già dagli inizi di questa, da questo premio abbiamo partecipato. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto anche delle nostre edizioni, non ultima quella degli Storie Artigiani, quindi dei libri e così via. Direi che vorrei solo fare un piccolo pensiero. Quello che penso e che mi sovviene in questo momento è dire, pensare a uno dei nostri autori del Nord-Est, uno dei più famosi, quello che è stato Carlo Sgorlon, che fra l'altro è il decimo anniversario, cioè 10 anni della morte, il quale diceva che lo scrittore è l'artigiano della parola. Quindi ecco, la CNA vuole sottolineare che essere presenti è importante anche in questo mondo che ci è vicino. È bella questa dell'artigiano della parola per lo scrittore. Grazie, beh, non è mia. No, bella questa citazione. Bene, dottor Stocco, allora qui abbiamo la busta che la nostra caninissima Katia, grazie ancora per avercela portata, contiene il nome del vincitore, le tengo io il microfono, che al volo ho cercato gli occhiali, se vuole le presto i miei. No. Eccoli qua, sì. Bene. Allora. Il vincitore della categoria Panda Noir Editi è Enrico Pandiani con Polvere. Ragazzi, scusate, non c'è, mi dispiace. E quindi chiamiamo di nuovo Giovanna Zucca con noi. Andiamo! Bene, grazie a Giovanna che per conto... Sì. Di Pandiani ci ritira il premio, ti lasciamo andare via veloce, ormai due... Sì, per conto di Idea Planete di Enrico Pandiani vi ringrazio infinitamente. Non ne puoi più, poi io non so, speriamo che non ci sia due senza tre, non lo so, poi vedremo. Comunque come andrai a casa con tutti questi premi per gli altri? Non lo sappiamo. Bene. Vi ringrazio e buona fortuna a questo premio che ritengo e riteniamo che sia importantissimo. Mi fa molto piacere. Grazie al signor Stocco, grazie mille alla CNA che è anche uno dei nostri sponsor. E proseguiamo subito andando avanti per quanto riguarda la premiazione dell'altra categoria che abbiamo in gara. Naturalmente cerchiamo di andare veloci visto l'orario. Il vincitore andiamo a proclamare ora della narrativa inedita. Quindi lasciamo Panda Noir inediti ed editi, andiamo veramente nei primissimi posti di quello che ci interessa molto, che anche voi state attendendo. Quindi io chiamerei qui per premiare il vincitore della categoria della narrativa inedita, sempre lui, il titolare della casa editrice castellana Panda Edizioni, il nostro Andrea Tralli. Sì. Sono sempre qua. Possiamo... Sì. Cosa ci racconti adesso, Andrea? No, allora, che il Panda Noir è una mia passione personale, assolutamente, però ovviamente la categoria a cui tengo di più, ma non che io abbia delle preferenze, perché mi piacciono entrambi, però è quella anche che storicamente anche il Panda Edizioni... più continuativamente è la narrativa inedita, quindi sono molto contento di questo, perché poi anche tutti i premiati dell'anno scorso sono andati, degli altri anni sono andati tutti benissimo, quindi la speranza, ma direi che è quasi una certezza, è che sia così anche per il vincitore di quest'anno. Anche perché ricordiamo che il vincitore sempre della categoria narrativa inedita vince sempre la pubblicazione sì. Con te, con la casa editrice Panda Edizioni. Esatto. E quindi chi meglio di te per premiare questo vincitore? E sta arrivando la nostra Francesca, carinissima, grazie Francesca, con la busta. Perfetto. E andiamo a proclamare il vincitore. Sì. Il vincitore della categoria narrativa inedita è una burla, nel senso che non è un vincitore, ma è una vincitrice. È Chiara Sbrissa con I colori del tempo. Già che siamo qua,
ti faccio una domanda veloce veloce, nel senso che leggendo il tuo libro si evince che le tematiche principali di esso sono i legami familiari e le emozioni che sono collegate a essi. Quanto c'è del tuo in questo libro? Allora, non è un libro autobiografico, però le tematiche appunto affrontate sono elementi che ho vissuto in prima persona, luoghi che scrivono nel mio cuore, e quindi ci sono molti elementi personali, esperienze che ho vissuto o che ho provato in prima persona o che ho visto. Quindi, perché penso che la scrittura sia vera e è più sentita quando appunto è provata in prima persona. Certo, certo. Tra l'altro, una domanda fuori programma. Tu hai una particolare passione per la scrittura, anche storicamente. Come mai un romanzo stavolta? Cioè, oppure è una passione anche questa? Diciamo che sono partita in realtà con la prosa, poi la poesia è diciamo, un po' decollata durante la mia ultima gravidanza, in cui appunto le vene anche un po' più sensibili mi hanno portato verso questa dimensione poetica, però mi diletto sia in prosa che in poesia. D'accordo. Vabbè, grazie a tutti. Molto bene, grazie. Chiara. Allora adesso andiamo ad ascoltare un brano tratto dal tuo libro, quindi ti invito ad accomodarti, puoi appoggiare lì o portare con te lo stesso. Prego la nostra Maria Cristina, grazie. Liliana si avvicinò alla vetrata. Gli occhi vibravano al chiarore della luna che vegliava le cime addormentate. Sua madre aveva sempre quel modo di guardare alla finestra, quel modo che ricordava fin da bambina. Se contasse i larici mossi dal vento, o le civette bianche in volo, oppure le stelle, Caterina non glielo chiese mai. In quel momento Caterina capì che sua madre era in ascolto, perché era il suo cuore a dirle qualcosa. Eliana si voltò. E dal modo in cui le sorrise, Caterina comprese che aveva capito il segreto che custodiva. Sarà quell'amore a dare un senso a tutto, a tenerti sveglia nel mezzo della notte, a chiederti se stai facendo abbastanza. Perderai te stessa in quell'amore, perché capirai che la sua felicità ti porta dietro la tua, e si appiccica addosso come lo strato di pelle ai nostri muscoli. L'alba brillerà di una luce diversa. Coglierai il primo fiore di marzo e il tramonto arriverà più tardi. Ti sorprenderai nel constatare di avere più fiato per correre oltre confini mai raggiunti e non sentirne la fatica. Vedrai nei suoi occhi i tuoi. Vedrai lo specchio delle tue speranze e il volo che farà prendere ai suoi sogni. Così le disse Eliana, fissando il profilo delle montagne, sprofondare nella bolla del cielo stellato. Grazie alla nostra lettrice Maria Cristina Leardini. E allora andiamo, cara Chiara, in centro palco per le foto di rito di premiazione e lasciamo che la nostra jazz band ci accompagni. Grazie. Un gentile omaggio floreale. Grazie. Un applauso a Chiara, grazie.
Bene, grazie ancora. E andiamo spediti, lascio i miei fogli ai giurati, così leggono cosa dovevo dire, cosa non ho detto e cosa dico, però prima di andare avanti con quello che è, vero Alessandro e Andrea, diciamo il clou della serata, il gran finale con la categoria importante, che è quella naturalmente della narrativa edita, con i tre finalisti del primo, secondo e terzo posto, io vorrei e vorremmo ringraziare, citando tutti gli sponsor che hanno contribuito anche quest'anno al Premio Pro Nonna 2019, e comincerei ringraziando e nominando Alexander Black Cab, servizio NCC, li vedete qui anche alle mie spalle, Centro Commerciale I Giardini del Sole di Castelfranco Veneto, Fideuram, Intesa San Paolo, Private Banking, Dalla Costa Alimentari, il notaio Rita Dominiani, che ringraziamo sempre, che è anche qui in sala, la fioreria Mario Laio, che ha anche allestito il palco, quindi ringraziamo per i fiori e tutto, Fraccaro Spumadoro, Dotto Trains, l'azienda agricola Mazzolada, la pizzeria Nord-Ovest, Franchetto, Unipolsai Assicurazioni di Castelfranco Veneto, Fiorentine Team, la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Castelfranco Veneto, lo studio legale Massarotto e Associati, l'immobiliare Contrada Canova e il bistrò San Giustino qui di Castelfranco, qui vicino. Grazie ancora a tutti questi sponsor per il supporto che danno all'organizzazione del Premio Prunola 2019. Bene, e quindi andiamo via spediti, vista l'ora è tutto, perché stiamo arrivando al vincitore del terzo posto. Naturalmente andiamo sul podio all'incontrario, come si suol fare di consueto, per quanto riguarda la narrativa edita. E per il terzo posto chiamerei qui a premiare in palco proprio uno dei nostri sponsor che ho anche appena citato, ovvero Alessandro La Penna di Alexander Black Cab. Prego Alessandro. Alessandro poi ormai è uno dei nostri sponsor storici di più edizioni del Premio Prunola e anche ha seguito le conferenze stampa, c'è sempre stato con noi e naturalmente ha un noleggio con conducente che gestisce. Caro Alessandro, io ti vorrei dare un microfono funzionante, te lo darò subito, mi autogestisco, eccolo qua. Prego Alessandro, se ci vuoi dire qualcosa al volo. Ciao. Sì, grazie, buonasera a tutti. Volevo ringraziare gli organizzatori che anche quest'anno ho avuto l'opportunità di collaborare con loro in qualità di sponsor. E una cosa che ci tenevo a dire è che sicuramente il risultato di questa sera è il gioco di squadra. Un'idea che è nata da queste due brave persone e che alla fine ha portato a un ottimo risultato che anno dopo anno sta crescendo sempre di più. Dico il gioco di squadra perché secondo me sia nella cultura sia soprattutto come hanno avuto una bella idea quest'anno di allestire nella Torre Civica, pertanto dare un abbinamento anche al turismo, è il gioco di squadra che fa crescere il sistema sia culturale che turistico. Io chiamo del nostro principato, perché io Castelfranco lo intendo come principato, non come città. Addirittura. Sì, 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 sì. Bene, allora invitiamo la nostra Katia a portarti la busta con il nome del vincitore del terzo posto e quindi andiamo a vedere chi sarà il vincitore terzo classificato. Giusto Alessandro? Giusto. Allora, il terzo classificato della categoria narrativa edita è Giovanna Zucca. Giovanna Zucca! Con noi due. Con noi due anche. Questa volta è lei che ritira il premio per Giovanna Zucca. Porca. Finalmente una cosa per me. Allora, finalmente, Giovanna, ci siamo, il premio per te, quindi questa sera vai a casa con un bagagliaio pieno. Per te. Esatto, però noi due pare fatto apposta, no, noi due non c'è due senza tre. Credo che Alessandro abbia una curiosità da chiederti, credo, no? Sì, una sì. Domanda. C'è una domanda che volevo farle. Allora, l'idea di base parte da due spermatozoi, poi due feti, che si parlano e commentano quanto accade. Come ti è venuta questa idea? Perché mi sono divertita a immaginare come sarebbe la vita prima di essere vita. Come se un'idea
di esistenza potesse prendere coscienza. Ma cosa accade a tutti noi? Ma in fondo ci siamo passati tutti, non ce lo ricordiamo. Ma cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo? Se avessimo avuto una coscienza, quali sarebbero state le nostre domande? Questo, ho immaginato questo dialogo qua. Bene, mi fa molto piacere. Allora, grazie, Giovanna, andiamo subito ad ascoltare dai nostri lettori un brano tratto dal tuo libro, appunto Noi Due, e noi ci accomodiamo intanto qua in fondo agli sgabelli che ho allestito per noi quando abbiamo il nostro Franco, dal libro di Giovanna Zucca, Noi Due. Corri, corri! Michele si volse a guardare chi lo incitava in tono così perentorio, ma ciò che vide lo frastornò. Una moltitudine di esseri in tutto e per tutto simili a lui correva all'impazzata verso una destinazione che non riusciva a individuare. «Chi sei?» Si sentiva sospingere da più parti, lo urtavano, lo superavano, il rumore era insopportabile. «Ehi, non fermarti!» «Ma chi sei?» «Corri, non fermarti!» «Ma dove corro?» «Corri, non pensare e soprattutto non perdere tempo!» «Perdere tempo? E che vuol dire? Io non capisco più niente. Cosa è stato?» Michele aveva rallentato la sua corsa, speranzoso di ricevere una risposta, ma tutto intorno era caos e nonostante il desiderio, non riusciva a scorgere l'origine di quella voce. Una voce amica? Bene, ringraziamo il nostro Franco per la lettura, salutiamo la nostra Giovanna, che la lasciamo andare con tutti questi premi a casa, noi due, poi chissà che ci rivedremo anche in futuro, e un omaggio florale anche a lei per i fiori che stiamo dedicando a tutte le donne di questa sera. Prego Sean! Ragazzi, andiamo via veloci davvero perché ho visto che ore sono ed è veramente tardi. Vi ringraziamo per essere ancora con noi. Andiamo al secondo posto, al vincitore del secondo posto della narrativa edita, e chiamerei qui a premiare il vincitore un altro dei nostri sponsor, Maurizio Beccaro, private banker per Fideuram. Prego Maurizio. Conviene fare il giro di qua perché davanti non so se ci si passa. I primi della serata sono incappati nei leggi dei nostri ragazzi che volutamente ho messo qua giù a dedicare il loro spazio. Allora, Maurizio è uno dei nostri sponsor e quest'anno è nuovo come sponsor. E cercavo il microfono, che eccolo qua, è rimasto qui perché volevo farti dire due parole, Maurizio. Naturalmente, grazie, benvenuto. Buonasera a tutti. Da là si vede bene, da qua non si vede niente, quindi ok. Allora, è come se non ci fosse, esatto. È buio totale. Perfetto. Allora, io sono innanzitutto orgoglioso di rappresentare tutti i colleghi di Fideura di Castelfranco Veneto. E naturalmente, quando conosco bene Alessandro, quando mi ha proposto di sponsorizzare questa manifestazione, ho accettato ben volentieri e ho coinvolto naturalmente tutta la struttura. E noi siamo presenti nel territorio dagli anni 80 e gestiamo i patrimoni delle famiglie. E la cosa più importante, penso che questa manifestazione abbia seguito, quindi mi auguro anche da parte nostra che ci sia una continuità nel sponsorizzare il tutto, insomma, perché merita, è una serata fantastica. E come l'anno scorso quando mi ha invitato, che come ti dicevo ero un po' scettico, però insomma naturalmente mi sono ricreduto. E complimenti a tutti. Dai, mi fa molto piacere, sono onorato, grazie mille. Grazie e a voi. Adesso, caro Maurizio, andiamo a premiare subito con la nostra Francesca che ci porta la busta
Andiamo, se vuoi ti tengo il microfono, anche sì, grazie, sì, così ti aiuto un po'. Naturalmente vi coccolo, come dicevo, anche gli occhiali. Lo scrivete sempre più piccolo. Guarda io come mi scrivo i miei copioni. Allora, il secondo classificato della categoria narrativa edita è... Allora, con Alice non lo sa, Carmen la terza. Oh, bene! Carmen la terza. E poi può fare la domanda. Consegna il premio Maurizio Beccaro, complimenti Carmen. Complimenti davvero, buonasera, benvenuta. Mettiamola qui in mezzo a noi anche, Carmen. Prego. Allora, credo che Maurizio abbia una domanda. Naturalmente, domandina di rito. Vero, no? Strano. Allora, parlare di certi argomenti difficili dal punto di vista di una bambina non è certo facile. Come ci sei riuscita? Alice è una bambina di 6 anni, che è sempre allegra e vorrebbe anche che tutti intorno a lei fossero felici. E invece si accorge che non sempre è così, perché gli adulti hanno preoccupazioni, hanno problemi, hanno pensieri. Gli adulti vorrebbero nascondere queste preoccupazioni alla bambina, invece lei vede anche quello che gli adulti tentano di nascondere. Ci sono riuscita perché ho dei nipoti piccoli, li ho osservati e ho visto come loro osservano noi. E quindi mi sono accorta che i bambini vedono quello che noi non vediamo più, hanno uno sguardo su di noi, sulla realtà, per fortuna ancora puro, spontaneo, e forse di questo dovremmo imparare da loro. Molto bene. E allora adesso, dalla nostra lettrice Maria Cristina, che invito già ad accomodarsi in palco, noi ci accomodiamo invece indietro, perché andiamo ad ascoltare un brano tratto dal libro di Carmen la Terza, intitolato Alice non lo sa. Mamma, guarda! Alice le corse incontro, saltellando, mentre Roberta spingeva con la schiena la porta di casa e si affacciava con le mani cariche di borse della spesa. Mamma, guarda! Ripeté Alice. Questo dente dondola! Me lo tiri? Alice seguì la madre fino in cucina, mostrando il suo incisivo superiore che dondolava vistosamente. Alice, ti prego, disse Roberta, non vedi che ho da fare? Vai fuori in macchina e portami dentro la borsetta, per favore. L'ho lasciata sul sedile. Continuando a saltellare, Alice uscì sul vialetto di casa e prese dall'auto ancora aperta la borsetta della madre. Ecco, disse rientrando in casa. Adesso me lo tiri. Dai, tirami il dente, così stanotte passa il topolino. Roberta si girò di scatto a guardare la figlia. E chi te l'ha detta questa storia del topolino? E l'ha detta Marianna, a lei sono già caduti tutti e 2 i denti di sopra. Incisivi, si chiamano incisivi. Bene, grazie Maria Cristina, grazie ancora a Carmen che salutiamo, naturalmente per le foto di rito abbiamo fatto, andiamo via spediti. I fiori, sono sempre io che mi dimentico, ma ce l'ho con le donne questa sera. Grazie Carmen, ancora un applauso. Ragazzi, andiamo via veloci, non facciamo il brano, e quindi un applauso a Carmen mentre scende. Grazie ancora, perché ora, vista l'ora, anche vorremmo arrivare a quello che è quasi il premio più importante, non per sminuire gli altri, vero Alessandro ed Andrea, ma perché è quello tanto più atteso, in quanto la categoria appunto degli editi, della narrativa, è quella da voi molto ambita. E quindi ora io chiamerei per questo premio finale, per il gran finale di serata, e poi ci accingiamo a chiudere, colei che ha supportato e supporta insieme all'organizzazione, ad Andrea, ad Alessandro e agli altri, il premio Prunola. Inviterei qui sul palco a raggiungermi per la premiazione il presidente del Lions Club International di Castelfranco Veneto, Simonetta Benetollo.
a cui vorremmo fare un ringraziamento davvero particolare di cuore al presidente Simonetta. Buonasera, buonasera. Le do la mano e anche il microfono, è un piacere averla qui. La ringraziamo veramente in maniera particolare per tutto il sostegno che dà e per aver preso a cuore anche lei il premio Prunole per essere qui stasera a premiare, quindi grazie. Siamo noi di Lions Castelfranco a ringraziare voi per questa spettacolare serata e per tutto ciò che c'è stato prima e sicuramente ci sarà in futuro per quanto riguarda l'organizzazione e per tutti i premiati e non, che credo vi diano soddisfazione. E quindi questo per noi è già un grande motivo per dare il nostro sostegno, credo, fin dall'inizio, da quando si è iniziato a parlare di questo premio. Lions International è la più grande associazione umanitaria del mondo, ha più di 1.400.000 associati, presente in 200 e più paesi. Il Lions Castelfranco Veneto esiste, è stato fondato 46 anni or sono, quindi credo che abbiamo avuto modo di essere sul territorio, di dimostrare la nostra disponibilità e partecipazione in quelli che noi chiamiamo, sono il nostro scopo, i service, quindi mettendo a disposizione ognuno di noi le proprie capacità, conoscenze, tempo, tutto questo per cercare di esserci in quelle situazioni umanitarie ma anche culturali, come lo è ampiamente questa, che danno un carattere particolare alla nostra città. Quindi siamo davvero tanto orgogliosi. Io sono molto contenta di rappresentare Lions Castelfranco questa sera e soprattutto per questo che è il premio speciale. E quindi vi ringrazio e sono curiosa di sapere chi sa, è perché lei non lo può sapere, cara no, Simonetta. E allora le faccio già portare, come sta arrivando alle sue spalle, dalla nostra carinissima e gentilissima Katia la busta. Grazie. Con il nome, se vuole le reggo, come vi dicevo, vi coccolo, vi seguo qui e andiamo a proclamare il vincitore tanto atteso della serata. Il vincitore della categoria narrativa edita è Paolo Bianchi con Donne smarrite, uomini ribelli. Complimenti a Paolo Bianchi e grazie allora per essere qui con noi, complimenti per aver vinto questo prestigiosissimo premio. Quindi io credo che il presidente del Lions avrebbe anche una domanda di curiosità. Sì, allora, chi sono le donne smarrite e chi gli uomini ribelli? C'è speranza per i rapporti interpersonali? Questa è la domanda che le viene detta. No, penso di no. Lapidario proprio. No. Ma io prima di venire qui in albergo mi sono misurato la febbre, cioè avevo 40. Caspita, febbre da cavallo proprio. Quindi. E porca miseria, ha vinto lui poi con la febbre a 42. Potevo vincerlo in posto. E sarebbe stato giusto. Io nella vita non ho mai vinto niente. La prima volta che vinco qualcosa è una bella cosa che non si debba bere dalla bottiglia, come quella roba vomitevole dello strega. Lo strega fa vomitare. Io non so se l'avete mai assaggiato. Grazie, deve essere stato bello essere qui. E quindi dovrà assaggiare un goccio di prunola, magari da Alessandro, così per la febbre. Ok, allora ci accomodiamo per ascoltare anche un brano tratto dal libro con il nostro lettore Franco e creiamo per l'ultima occasione della serata. Prego Paolo, ci sediamo qui.
po' di atmosfera. Questo è buono, aveva detto Elisa un anno prima davanti agli scaffali della libreria molto di sinistra, dove avevamo appena partecipato senza conoscerci alla seduta di un gruppo di lettura. Se quel giorno di metà ottobre, un tardo pomeriggio mite, non avessi deciso di uscire di casa, cosa che facevo raramente, per andare alla libreria delle vittime innocenti, un luogo di ritrovo per anime in grado di professare solidarietà a distanza verso tutti i vinti e i disgraziati e i deboli del mondo, non di questo mondo, ma proprio di tutto, soprattutto del mondo geograficamente lontano, l'Africa per esempio. Dunque, se non avessi deciso di andarci attratto da un gioco che poteva sembrarmi originale, un gruppo di lettura, non mi sarei imbattuto in quella dozzina di persone, 10 donne e 2 maschi, uno dolce, benevolo, di una timidezza patologica, l'altro sprezzante. Non mi sarei esposto, alla fine dell'incontro, nel dire che desideravo far parte di quel gruppo perché a casa mi sentivo solo. Grazie al nostro lettore Franco Berton. Un applauso ancora a Paolo Bianchi con il suo libro Donne smarrite, quelle che mi sono dimenticato di premiare con i fiori questa sera spesso io, e quindi lasciamo andare a letto, perché penso che povero Paolo lo ringraziamo per essere stato con noi. Complimenti. Non credo. E quindi, se ne renderà conto da domani, probabilmente. E quindi ringraziamo anche Simonetta Benetollo del Lions Club. Grazie a voi. E vi facciamo accomodare per il gran finale. Complimenti ancora Paolo per questo grande premio. Un applauso a Paolo. Musica! Ci accompagnate? Tengo. Grazie, sì, così mi amo. Grazie a tutti per aver partecipato a questa edizione del Premio Prunola 2019. Puoi dire le novità per l'anno prossimo? Allora, oltre a ringraziarvi per essere venuti, noi vi aspettiamo per la serata finale, che sarà il 28 di marzo 2020. Per il Premio Prunola sono già in corso i lavori per l'edizione 2020, tra i quali possiamo anticiparvi che, grazie alla collaborazione con la consigliera Mary Pavin, ci sarà nel mese in cui ci sarà la serata finale per Prunola, ci sarà il grande, per cui sono partiti certi lavori. Ma non diciamo nient'altro. Ah, ok. Bene. Grazie a tutti, grazie a Gianluca Mancuso. Ci scusiamo. Grazie ai giurati. Ci scusiamo per aver fatto tardi. Alla Jazz Band. E grazie a tutti. Buonanotte. Grazie a voi, mi auguro che il premio Prunola 2019 di quest'anno vi sia piaciuto, è stato un piacere per me.
E io direi, qua, venite tutti qua. Matteo, direi di fare una foto finale, un saluto finale. Venite grazie per essere qua. Resistiti fino a quest'ora. Vi ringrazio di cuore per tutto. Grazie. È stato un piacere e un onore per me fare qualcosa a Castelfranco con il premio Brunola. E spero vi sia piaciuta questa versione. Bene. Matteo Tagliabue è il nostro tecnico che ha occupato del maxi schermo. Signori, grazie mille e ci vediamo l'anno prossimo. Musica con la nostra jazz band. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte. Grazie. Sì, va bene.